Benvenuti, bentornati su Florence International Radio, la notte del mistero, sempre il giovedì sera alle ore 21.30. Accanto a me la meravigliosa Vera, che ci farà compagnia anche stasera. E ovviamente, in collegamento Skype, un'altra panchina di grandi personaggi. Oggi parleremo del delitto di Via Poma con alcuni esperti. Do a te, Valerio, la parola per la presentazione e per la conduzione. Innanzitutto, buonasera. Vera. Valerio, Igor e Emanuele in questo momento. Perciò li mandiamo in onda al volo. Ci siete? Ciao Emanuele, ciao Igor, ciao Valerio. Ciao. Buonasera. Oh, ciao. Buonasera. Ciao a tutti. Prego, allora, ragazzi. Buonasera a tutti. È una serata un po'... Innanzitutto do il benvenuto a Emanuele, che è di nuovo fra noi. Lui è un grande esperto del delitto di Via Poma, quindi siamo felici di averlo con noi. Questa sera sarà una serata un po' particolare, perché ci avvicenderemo, saremo più persone. Cominceremo con Igor, che farà un'intervista a Roberto Marassut. Però non lo vedo. Roberto, io però mi sento malissimo. Roberto, ci sei? Adesso però vi sento malissimo. Noi ci sentiamo bene invece. Ecco, mi sento malissimo. Noi ti sentiamo molto prima bene. Mi sentivo bene, adesso vi sento male. Riesci a distinguere le parole? Allora, Roberto in questo momento sta dentro la Camera dei Deputati. Io sento la voce, non capisco nulla di quello... Non capisco nulla di quello che arriva. Se senti un rientro in cuffia, va via e farà un po'. Bene. Non sappiamo con cosa è collegato. Forse è collegato con un cellulare, Roberto. Sì. Sento malissimo. Noi ti sentiamo bene. E ti vediamo bene anche. E ti vediamo anche bene. No, io prova a ricollegarti, allora prova a ricollegarti, scollegati e poi ti ricollegherai. Sgancia e riaggancia, perché qua va tutto bene. Non so se ci ha sentito. Non lo so. Aspetta. Intanto voi andate avanti, io cerco di collegare Roberto, ok? Sì, allora, poi interverranno anche Alessandra Stoppini, la giornalista che è stata con noi in altre puntate su Via Poma, e Antonella Fucecchi, e anche lei è stata un ospite diverse volte con noi su Via Poma. Sono passati 31 anni, cioè fra un po' passeranno 31 anni dalla morte di Simonetta Cesarone, ma qualcosa forse comincia a muoversi. Ce ne parlerà, vediamo, qualcosa ci dirà stasera forse Roberto Marassut. Roberto Marassut è uno storico, uno scrittore e un deputato della Repubblica. Ora lo vedo fisso, non so se ci sente. Credo sia andato via anche Igor. Credo che faremo così, dovrebbe essere così la scaletta. C'è un'intervista a Roberto, poi se io e te, Emanuele, abbiamo qualche domanda da fare, la faremo alla fine, dopo che Igor ha esaurito le sue domande. Dopo Roberto ci sarà Giacomo Galanti. Giacomo Galanti è già stato con noi, ha fatto un podcast in questi giorni sul delitto di Via Poma, e si parlerà di questo, perché è un podcast che ha suscitato, credo, qualche dibattito. Dopodiché non so chi uscirà fra me ed Emanuele, faremo a sorte. Magari rimane Emanuele perché è da tempo che manca. E quindi ci saranno Alessandra e Antonella. Il delitto di Via Poma, come sappiamo, è un delitto... per i criminologi è un grande delitto, perché è rimasto un delitto irrisolto, anche se è un delitto forse comune a tanti altri. Noi ora stiamo affrontando, oltre al delitto di Simonetta Cesarone, anche quello di Nada Cella, che sono veramente molto simili, avvengono più o meno in contesti simili. Si tratta di due segretarie,
e tutte e due vengono uccise nel proprio ufficio all'interno di un palazzo. Chissà se la chiave di lettura è identica. Per identica intendo dire se si tratta di uno stanziale oppure si tratta di qualcuno venuto dall'esterno. Credo che la prima cosa che... Sì? Oh Valerio, scusami, abbassa un po' l'inquadratura perché ti si vede solamente gli occhi e il naso. Ah. Sì, mi avete chiamato sul telefono, mi dovete fare la chiamata Skype, sono Roberto. Ah, Roberto, ora però io lo sento Igor. Sì, ti sento bene però ora, se vuoi possiamo proseguire così, che dici? Ma non ti vediamo, Igor. Però allora devi... sì, allora devi provare a chiamarlo tu, Daniele, se no, ti do il tuo numero. Ora ci sei, ok, sei arrivato. Bene. Io in video show, Valerio, Igor, Emanuele. Perfetto. E allora dobbiamo provare a collegare Roberto, perché appunto aveva dei problemi, sta dentro la camera ed è difficile, diciamo, la connessione attraverso Skype. Vediamo, dentro alla camera, quella con la C maiuscola, alla Camera dei Deputati. Sì, voi intanto andate avanti. È una camera piena di problemi, quindi avranno anche questi problemi. Sì, no, dicevo, stavo facendo più o meno una scaletta. Dicevo che dopo Roberto, quindi dicevo ci sarà Giacomo Galanti. Io semmai volevo chiedere a Emanuele, dato che da un po' che manca, però io ho qualche problema perché sento un ritorno in cuffia molto forte. Voi lo sentite? Voi sentite qualcosa? No, da noi sei perfetto, Sì? Sì. Ecco, dicevo, Igor forse sta parlando con... Non sta parlando, se lo vedo parlare, ma non credo che sia... C'è il microfono chiuso lui. Sì. Volevo chiedere a Emanuele se, dal momento che ora noi due, per impegni di lavoro suoi, miei, ci siamo un po' persi di vista, anche se ogni tanto ci sentiamo, se ci sei stato comunque sempre sul pezzo, su Via Poma, o se ti sei, diciamo, un po' distratto, hai fatto altre cose? No, diciamo che ho completato tutta una serie di studi e di analisi che era doveroso fare. Cosa fai? Una raccolta di materiale al momento? Cosa stai facendo, Emanuele? Ma questo non... è una domanda che dovremmo magari girare a Igor, perché... Diciamo che io sto continuando a fare una serie di analisi, per così dire, e speriamo che presto emerga qualcosa di concreto di cui parlare. Ecco, quello che volevo far capire è che comunque si lavora sempre su questi casi, sia sul mostro, perché presumo che tu sia anche continuando ad affrontare la questione del mostro, e sia sul delitto di Via Poma. Sono delitti abbastanza complessi tutti e due, credo, no Emanuele? Anche se sono completamente diversi. Però, a mio avviso, ciò che accomuna questi due casi, per me, è un'indagine forse inappropriata, fatta male. Non so se un'indagine diversa avrebbe potuto risolvere almeno il delitto di Via Poma, perché comunque si tratta di una singola persona uccisa all'interno, ripeto, di un palazzo. Fosse stato ucciso all'esterno, sarebbe stato molto, molto, molto più difficile riuscire a individuare il colpevole, perché quando gli omicidi avvengono all'aperto, ovviamente il campo si allarga tantissimo. Dovrebbe sembrare un delitto facile da risolvere, invece è un delitto difficile. Perché secondo te, Emanuele, è un delitto difficile questo? Oppure non lo è? Oppure, ecco, te lo so, mi hai anticipato. Non ti sembra un delitto difficile da risolvere? Sinceramente, io ho avuto modo di dare un'occhiata abbastanza approfondita a tutta la documentazione che Igor ha raccolto in questi anni. E
non mi sembra che sia un caso impossibile da risolvere. Non è impossibile, però quando magari si stratificano tanti anni, questo è un mio parere, se si parte da indagini sbagliate, hai informazioni sbagliate, arriverai a risultati sbagliati. Forse è per questo che non siamo riusciti a risolvere il delitto di Iacoma. Lasciamo stare il mostro, che è una faccenda forse molto molto più complessa, anche se credo che anche quello comunque si potrebbe risolvere. Può essere che magari in questa marea di informazioni, che ci sono tante, forse sono inutili o fuorvianti addirittura. Certo. Infatti per me, Emanuele, la prima cosa da fare è proprio fare una scrematura. Ci sono delle cose che magari possono sembrare estremamente importanti e invece non lo sono. Invece il dettaglio, qualcosa che è sfuggito, qualcosa che magari non è stato analizzato bene, beh, quello invece ti potrebbe anche portare alla soluzione del caso. Certo. Sì, allora, mi reinserisco, ho perso una parte di quello che avete detto. Comunque, Roberto sta votando, ma tra 5 minuti finisce e esce dalla Camera dei Deputati e ci ricolleghiamo con lui. Perché questa intervista è importante? Questa intervista è importante perché Roberto, in un articolo che è stato pubblicato sull'Huffington Post, in realtà ha sostenuto qualcosa di particolarmente importante. Eccolo qui, un attimo. Voi intanto continuate, scusate. Valerio, posso farti una domanda? Certo, fammi una domanda. Secondo te era la prima volta che uccideva? Secondo me no, secondo me non è la prima volta che uccideva. Secondo me è un maschio? Sì, è un maschio. Ha agito da solo? Sì. Quanti anni ha? Quanti anni aveva o quanti anni ha? No, all'epoca. All'epoca, siamo all'epoca, scusami. L'epoca secondo me poteva avere del 90, fra i 30 e i 40 anni. Fra i 30 e i 40 anni. È colto? Sì. È figlio unico? Qui non ti saprei rispondere. Potrebbe essere, ma non ti saprei rispondere. I genitori chi sono? A che estrazione sociale appartengono? Sì, se hai avuto modo leggendo di cogliere qualche informazione. Per me si tratta di una persona, insomma, di una classe medio-alta. Perché secondo me è uno del palazzo, e quel palazzo, a meno che non sia un dipendente di qualche ditta, ma se è un residente, allora è uno che appartiene a una classe medio-alta. E io credo che fosse un residente, non credo che si trattava di uno che ci lavorava e basta. Com'è stato il rapporto di questa persona con suo padre? Ah, con suo padre potrebbe anche, non lo so, potrebbe anche essere stato in qualche modo assente. Eccomi, ecco. Speriamo che almeno il video, ecco qua, vedo che si va piano piano. Chi è Roberto? Ecco. Parla? Sì, ecco, adesso accendo la telecamerina. Vediamo un po', se accendendo la telecamerina finalmente riusciamo a ottenere questo agognato collegamento. Ecco qua. Scusate. Eccoti. Mi vedete? Sì. Allora Roberto, visto che abbiamo aspettato tanto, entriamo subito dentro... Benissimo. Il ragionamento che volevamo fare insieme qui, appunto, alla Notte del Mistero. Allora, diciamo che il punto di partenza è un blog che tu hai sull'Huffington Post, e su quel blog hai scritto un pezzo per annunciare un podcast. E tra l'altro sta andando piuttosto bene, un podcast dedicato a Via Poma che è stato realizzato da Giacomo Galanti. Tra l'altro Giacomo sarà questa sera con noi più tardi,
si collegherà e quindi parleremo di questo podcast. Ma in quel podcast tu hai fatto un ragionamento che io conosco abbastanza bene, perché poi in qualche modo su questi argomenti ci siamo confrontati svariate volte. Ma il ragionamento parte da Roma e parte in realtà da tante ragazze, da tante giovani donne che sono state ammazzate oppure che sono scomparse, basta pensare alla Orlandi, oppure appunto basta pensare a Simonetta Cesaroni, omicidi o scomparse che all'apparenza, soprattutto gli omicidi, sembrano omicidi legati a diciamo moventi passionali, a qualcosa che improvvisamente, a un equilibrio che improvvisamente è saltato. Poi però questi omicidi restano senza un colpevole. Ecco, tu sei partito da qui, da questa considerazione, e a me piacerebbe che rifacessi un po' questo ragionamento che hai fatto poi appunto nel blog, no? Sì. Nel blog dell'Huffington Post, e sì, che mi pare sia stato molto letto. Vai Roberto. Ma dunque, io devo dire la verità, diciamo che mi sono, non dico appassionato, interessato a questo, chiamiamolo filone, se così si può dire, di casi irrisolti in prevalenza romani, perché secondo me poi, anche se sono casi diversi, ognuno ha una sua ovviamente specificità, però in molti casi ci sono anche dei tratti comuni. Se noi diciamo, alcuni di questi hanno dei contorni e degli sfondi che possono avere delle similitudini, quali sono? Beh, intanto sono, diciamo, in alcuni casi situazioni di donne che vengono uccise con motivazioni probabilmente di carattere sessuale, o dietro i quali c'è magari una motivazione, ecco, appunto di questo tipo. Sono donne che si trovano al cospetto dei loro assassini fidandosi di loro, apparentemente, cioè o gli aprono la porta o comunque li conoscono. Sono donne o ragazze attraenti, ma che vengono da ceti sociali non elevatissimi, e il teatro delle loro uccisioni invece si inserisce in un contesto di altro segno sociale, di altro segno di classe. E ultimo elemento, le indagini che poi scaturiscono da questi fatti, nella quasi totalità dei casi si arenano di fronte a spinte e controspinte di vario tipo, in cui si affacciano, sembrano affacciarsi in varie situazioni, addirittura pezzi dello Stato o espliciti depistaggi, o addirittura imperizie nella fase delle indagini, leggerezze nella fase delle indagini. Ecco, questi sono i tratti comuni di storie diverse. Vilma Montesi è una cosa, Fenaroli è un'altra, la Martirano, poi ci sono tanti, una lunga teoria di casi fino agli anni 50, 60, e poi hai citato due, Emanuele Orlandi, che è una vicenda ancora aperta e che è ancora uno sfondo non chiarito, dove evidentemente l'ombra, ma sì, dai, di altre se ne possono, cose è evidente. Sono tantissime. Se ne possono citare tante. Elisabetta di Leonardo, 1986. Ecco, in questo contesto, la vicenda di Via Poma un po' si inserisce, perché adesso Simonetta Cesaroni, come tutti sappiamo, era una ragazza che veniva da un quartiere popolare, aveva trovato questo lavoro, succede quello che succede, ma poi diciamo le indagini si arenano, finiscono in una impigliate, in una rete di contraddizioni e di stranezze che fanno, non c'è mai la prova, non è che si può dire che l'AIAG, il luogo in cui Simonetta è stata uccisa, fosse un centro di potere occulto di cosa, però è indubbiamente strano tutto quello che è accaduto intorno,
e cioè ancora oggi, dopo l'ultimo dibattimento che ha portato alla soluzione definitiva di Raniero Busco e dove le testimonianze che si sono alternate e che tutti hanno potuto vedere, quelli che hanno voluto seguire più direttamente le cose, si sono resi conto che sono in molti casi testimonianze dalle quali si generano molti spunti di approfondimenti, che ci sono tantissime contraddizioni, che alcuni testimoni sembrano chiaramente essere quantomeno in imbarazzo, non dicono la verità, e tutto questo a distanza di 30 anni fa indubbiamente pensare. E allora, ragionando di questo, è venuta fuori l'idea di immaginare l'ipotesi anche di utilizzare uno strumento istituzionale che è la Commissione parlamentare d'inchiesta, del quale non bisogna abusare, perché molto spesso questi strumenti vengono usati per sostituire la magistratura, per fare battaglia politica, per usarli contro qualcuno come delle clave, quindi se ne producono tantissime di queste commissioni parlamentari, poi naturalmente quelle che poi si fanno sono quelle che riguardano grandi fatti politici, per esempio l'ultima delle quali è stata sul caso Moro. Tuttavia, in questo caso, diciamo, non si fa una commissione, non si può immaginare una commissione su un delitto in sé, perché il delitto è un caso di cronaca di cui spetta il compito alla magistratura indagare, ma di fronte al fallimento di tutte le indagini e di fronte alle contraddizioni che sembrano alludere non soltanto ai limiti delle inchieste, ma a depistaggi, perché ci sono stati depistaggi nel caso di Via Poma, è del tutto evidente. Allora si può cercare di ricostruire il contesto storico nel quale i fatti sono avvenuti. Siamo nel 90, un anno particolare, un anno di passaggio, un anno nel quale, diciamo, è cominciato a cambiare il profilo del paese generale, di grandi movimenti sotterranei, che non dico che ha avuto un'influenza diretta sulla vicenda, ma può essere il contesto nel quale le indagini si sono svolte e che quindi direttamente o indirettamente poi alla fine ha influito. Ora, senza mescolare troppe cose, è di questi giorni la notizia che il Presidente del Consiglio ha voluto desecretare tutti gli atti, diciamo, che sono legati alle grandi stragi che si sono verificate in Italia dal 69 all'84 negli anni 70. E che sono tese a fare luce definitivamente, anche se molta luce è stata fatta, ma ci sono ancora molte ombre, sull'altro volto di questa Repubblica, sull'altra faccia della Repubblica, cioè quella che ha camminato parallelamente e nascostamente nella vita pubblica, trasparente di questo paese. Bene, la mia opinione è che non c'è solo un'altra faccia della Repubblica che riguarda i grandi casi politici, i grandi fatti, i grandi misteri, dalla strage di Bologna, la strage di Piazza Fontana, le stragi sui treni dell'Italicus sul 904, Brescia e così via, ma c'è anche un'altra faccia della vita della Repubblica più tra virgolette bassa, se vogliamo, più legata al corso della vita civile, nel quale rientrano i casi irrisolti come quelli che ho ricordato e che non si sono risolti non perché i commissari, gli ispettori, i questori, i magistrati fossero degli imbecilli o fossero soltanto delle persone reticenti, ma perché evidentemente nel corso di quelle indagini il flusso delle informazioni, il flusso delle verifiche si è imbattuto in ostacoli e ha dovuto deviare il suo corso e su tante cose si è dovuto arenare. Questa è la mia sensazione, e forse il caso di Pia Poma qualcosa di questa verità contiene, perché io non mi spiego perché le indagini sono iniziate male dal primo giorno, male tecnicamente male, e ripeto, non è che avevamo di fronte dei funzionari incapaci, perché ci sono stati degli espliciti depistaggi di cui nessuno ha dato mai spiegazione. Il più noto di tutti è quello relativo al cittadino austriaco Weller, che fa una telefonata completamente inventata, ma non si è mai capito perché l'abbia fatta. O altri elementi dell'inchiesta che nel podcast sono ricostruiti molto bene, molto dettagliatamente, e che ci fanno capire che una certa influenza c'è stata, fino ad arrivare appunto al dibattimento dove alcuni personaggi sono chiaramente in contraddizione e in imbarazzo. Ecco, è un caso questo che effettivamente merita di essere ancora forse indagato, e non so se l'idea di una commissione d'inchiesta può essere utile. Sicuramente in assenza di una ripresa delle indagini ordinarie della magistratura, per le quali c'è bisogno di un fatto nuovo, di una denuncia, di un evento nuovo, può essere quella l'occasione per aprire un,
squarcio sul contesto storico che ci dà qualche filo, qualche elemento per riagganciarlo ai fatti, al fatto di cronaca in sé. Questa è un po', diciamo, la mia opinione. Beh, sì, insomma, ovviamente concordo con tutto quello che hai detto e devo dire che sarebbe, credo, un elemento fondamentale se una commissione parlamentare iniziasse a cercare di capire, no? Intanto, come tu hai detto, il contesto nel quale questo omicidio si è svolto e poi iniziasse davvero a ripercorrere gli errori che innegabilmente ci sono stati, cercasse di capire il senso dei depistaggi che molto probabilmente ci sono stati. Tu poco fa ti riferivi al modo con il quale il cittadino austriaco Roland Feller entra in contatto con la madre di Federico Valle e 31 anni dopo noi ancora non sappiamo per quale motivo e come sono entrati in contatto, perché un giudice, il giudice Cappiello, un GIP, fece fare una perizia e dalla perizia emerse chiaramente che il racconto sia di Roland Feller che della mamma di Federico Valle era assolutamente incredibile, nel senso che era un racconto al quale non si poteva credere, perché quanto da loro affermato non poteva in alcun modo essere reale, soprattutto quanto affermato da Roland Feller, non era accaduto, non poteva accadere. Ecco, allora insomma, tu hai anche detto un po' l'idea che ti sei fatto del delitto. Ecco, io so che siamo a due giorni, no, dal 7 agosto e quindi siamo a due giorni da questo anniversario triste, da questa ricorrenza, appunto, che è la morte di questa ragazza. Ecco, c'è una persona che credeva molto nella giustizia ed era il papà di Sabrina, Claudio Cesaroni. Io so che tu lo ammiri molto. Sì, ammiro quella famiglia che ha attraversato veramente un dolore insostenibile, e questo genitore, questo padre, che come tutti quelli che hanno vissuto magari la stessa esperienza fino all'ultimo non si è rassegnato a immaginare che non si potesse giungere alla verità, ma con l'istinto del padre ha sempre detto la verità è nelle carte, la verità è nelle carte, e quindi insomma una vicenda drammatica come un delitto che però magari ha uno sfondo ordinario, cioè c'è una vittima e c'è un assassino. In un contesto ordinario l'assassino viene scoperto, in un contesto non ordinario l'assassino viene in qualche modo coperto. Ora, perché nel caso di Via Poma c'è qualcosa che ci dà la sensazione che il responsabile del domicidio, che nessuno conosce, che nessuno può immaginare allo stato delle cose, abbia però goduto di condizioni ambientali tali che poi alla fine, al di là di ogni dietrologia, si sono rivelate protettive per la sua azione criminosa. Questo è il punto. Questo è il punto irrisolto, che diciamo in qualche maniera chiama in causa la necessità di accendere i riflettori al di là del fatto in sé e anche di accenderli all'interno del fatto in sé, perché mi si chiedeva prima che idea ti sei fatta del delitto. Io non faccio lo 007, non faccio l'ispettore di polizia, sono un osservatore, diciamo, come tutti,
avendo un po' seguito, tendo ad accreditare le versioni e le interpretazioni di coloro, alcuni dei quali sono presenti in questa nostra conversazione, tendono a ritenere, diciamo, l'elemento territoriale sia nelle persone che nel contesto come decisivo nello svolgimento dei fatti, perché i fatti stessi ci fanno capire che qualcuno che si muoveva a suo agio all'interno di quell'edificio, di quel contesto, forse di quell'appartamento. Quindi c'è bisogno di un approfondimento più approfondito, specifico sulla territorialità dei protagonisti e dello scenario, della scenografia, ma anche di un approfondimento più generale sul contesto esterno, intorno, d'ambiente, come posso dire, di relazioni potenti che possono in qualche maniera aver agito da motore di una diversa andamento delle indagini, non perché ci sia stato qualcuno che abbia voluto andare a cercare il colpevole diverso, ma se uno indaga e non trova le prove o viene scartato, viene messo su un binario morto e se ne accorge dopo un anno, magari non è colpa sua, ma qualcuno su quel binario morto ce l'ha messo. Questo tendo a dire. Roberto, c'è molta gente che ci sta ascoltando. Io credo che valga la pena di dire di dire in maniera molto semplice che cosa può fare una commissione parlamentare d'inchiesta relativamente a un caso come il delitto di Via Poma. Ma è una iniziativa, diciamo, alla quale che bisogna pensare bene. Cosa potrebbe fare? Sì, che cosa potrebbe fare? In sé la commissione parlamentare d'inchiesta è una, diciamo, commissione che si forma in una o in entrambe le camere, quindi può essere monocamerale o bicamerale, che avendo poteri inquirenti e quindi agendo proprio con funzioni inquirenti può convocare protagonisti, testimoni, persone avvalersi della visione di documentazione anche riservata, estendere alla fine di questo esame che chiama in causa, diciamo, un po' tutti gli elementi, stendere una relazione che ricostruisce il fatto. Non credo sia stata mai fatta una commissione d'inchiesta su un fatto di cronaca, ben inteso. Come ripeto, sono state fatte commissioni d'inchiesta, per esempio, su grandi indagini sociali, oppure su fatti di cronaca che però avevano un chiaro risvolto politico, e tra questi ovviamente c'è il caso Moro, che è di recentissima, così, si è chiuso soltanto recentemente con un'importante relazione che ha tra l'altro consentito di illuminare aspetti che erano rimasti un po' così fuori portata dall'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi su un caso di cronaca specifico non è mai stata fatta, però comunque la commissione d'inchiesta, qualora si pensasse di farla e si riuscisse in qualche maniera a motivarne l'importanza a livello parlamentare, avrebbe i poteri per poter riesaminare le carte, convocare persone, figure, avvalendosi anche di consulenti scientifici che hanno fatto parte della vicenda, e poter quindi gettare un elemento in più, non su chi è l'assassino, perché questo magari non ci compete a livello parlamentare, però per costruire, diciamo, quel contorno di fondo che dicevo prima, che è capire un po', ecco, qual è il contesto nel quale si muoveva Simonetta all'interno di un ufficio nel quale lavorava, all'interno di relazioni più ampie che magari nel corso dell'indagine la magistratura non si è pensato di illuminare, perché ovviamente la magistratura indaga sul caso in sé. Questo mi pare il punto. Bene, Roberto, allora non so se Valerio o Emanuele hanno qualche domanda. Io penso che se ce l'hanno, insomma, magari te la fanno, altrimenti possiamo anche chiudere. Emanuele, hai qualche domanda? Sì, una sola, onorevole. Volevo chiederle se questa ipotetica commissione d'inchiesta parlamentare un giorno si dovesse materializzare e dovesse iniziare a occuparsi di questo caso, e per un caso meramente fortuito si dovesse imbattere in un documento o in un'evidenza talmente forti che indicano una nuova strada di indagine, che farebbe? Che succederebbe a quel punto? Beh, essendo una commissione d'inchiesta, diciamo, tutti gli elementi possono essere trasmessi alle,
autorità giudiziarie, questo va da sé. Noi lo abbiamo fatto, per esempio, ho fatto parte della commissione d'inchiesta sulla periferia, che era più una commissione di indagine più che di inchiesta, una commissione, diciamo, di indagine sociale, che aveva quindi un profilo diverso, tuttavia di fronte a audizioni che hanno, diciamo, fatto pensare che si dovessero approfondire anche con possibili ipotesi di reato, situazioni legate alla sicurezza, a vicende del territorio, noi abbiamo regolarmente trasmesso gli atti alle procure per ogni seguito di conseguenza, qualora vi fosse stato necessario. Quindi la commissione d'inchiesta, proprio in quanto tale, può avere poteri inquirenti e può anche, diciamo, trattandosi di documenti ufficiali, trasmettere questi documenti alle autorità giudiziarie. Ovviamente debbono emergere fatti nuovi, debbono emergere elementi consistenti, e purtroppo il caso di Via Poma, a distanza di 30 anni, ha un po' il tempo, come sempre, corrompe un po' sia le possibili prove, e poi cominciano a sparire le persone, diciamo, ci sono i decessi, ci sono, si allenta un po' la maglia delle relazioni. Però 30 anni sono tanti, ma sono, non sono neanche troppi, se si volesse in fondo cercare di trovare qualche altro elemento, qualche, illuminare qualche aspetto di questa vicenda che non è stato abbastanza così reso chiaro. Valerio, hai qualche domanda? Sì, io volevo semplicemente chiedere all'onorevole se questa commissione parlamentare, in qualche modo la dobbiamo leggere come qualcosa che si sostituisce alla magistratura, oppure che aiuta la magistratura? Cioè, perché c'è una commissione d'inchiesta? Perché no, è stato archiviato, sì, il caso? Sì, beh, qualcosa che aiuta eventualmente. Sul piano storico, ripeto, cioè sono due cose diverse. Una commissione d'inchiesta parlamentare, ripeto, su un caso di cronaca non è mai successo, quindi è molto, posso dire, anche atipico immaginarla. Però in questo caso diciamo, un fatto di cronaca che ha un risvolto, secondo me, più generale. Faccio per esempio un riferimento: il caso Montesi, come altri casi di cronaca, non hanno avuto delle commissioni d'inchiesta, ma finirono in Parlamento, divennero oggetto di dibattito parlamentare, con confronti anche molto aspri politicamente. Quindi il Parlamento è comunque un luogo che è attraversato dalle spinte della società. Non si sostituisce la commissione d'inchiesta alla magistratura, è ovvio, non è che la commissione d'inchiesta fa un processo, indaga, fa un processo e dichiara un colpevole o un... È una commissione d'inchiesta, cioè raccoglie i dati, raccoglie gli elementi che eventualmente dovessero essere, fa una relazione in cui offre una tesi, la vota, che ci sono i parlamentari che ne fanno parte, la sottopone al Parlamento e poi la mette a disposizione trasparentemente di tutti i cittadini e quindi anche della magistratura. Quindi non è un processo, non è un'azione indagatoria, ma con poteri inquirenti è una commissione di indagine che è di carattere sociale, di carattere politico, di carattere, in questo caso, legata appunto non tanto al caso di cronaca, ma a fatti più generali. No, la mia curiosità era questa: se dovesse arrivare a identificare un soggetto, un sospetto, cosa fa la commissione parlamentare? Non credo che rende pubblico il nome di un sospetto, no? No, diciamo, questo no, non è neanche nelle sue finalità, non è che si tratta di indagare se il Mario Rossi di turno ha, diciamo, le caratteristiche per essere l'autore del delitto, questo no, ma può offrire, come ripeto, attraverso una radiografia più generale delle vicende, materiali utili a chi eventualmente, in questo caso la magistratura, può farne uso per approfondire alcuni aspetti. Bene, allora Roberto, grazie. Grazie a voi. Siamo riusciti a farla questa intervista. Bene, noi andiamo avanti. Grazie. Ti lasciamo andare a casa dopo la votazione alla Camera. Ciao Roberto. Grazie, buon proseguimento a tutti. Grazie. Grazie onorevole, grazie e buonasera. Arrivederci. Allora, direi che possiamo andare avanti un po' con il programma che ci eravamo dati. Adesso probabilmente Valerio uscirà per una mezz'oretta.
e ci collegheremo appunto con Alessandra Zoppini e con Antonella Fucecchi, per cui io direi che possiamo procedere al collegamento. Quindi io comincio a uscire, eh? Sì. Ok. Poi devi rientrare perché facciamo insieme il ragionamento con Giacomo Galanti appunto sul podcast. Certo, va bene. A dopo allora. A dopo. Allora. Eccoci. Ciao. 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 Ciao Alessandra. Ciao, buonasera a tutti. E il volume com'è? Va bene, va bene. Va bene? È un po' basso, c'è il microfono a cuffia oppure dal PC? No, dal PC. È un po' bassino, vabbè. E come mai? Ma è al massimo? Ma ti sentiamo, eh? Comunque ti sentiamo. C'è il microfono... Allora... Beh, insomma, l'idea era quella di fare in modo che due donne raccontassero il loro aver seguito il delitto di Via Poma, un po' la storia, un po' la cronaca, e non solo di averlo seguito, ma anche di averlo molto approfondito. E quindi oggi, a due giorni appunto da questo dall'anniversario del delitto, cioè dal 7 agosto, no? Noi vogliamo che siate voi a raccontare le vostre impressioni sulla vicenda di Simonetta. Naturalmente sappiamo tutti che è una vicenda molto complessa, no? Per cui non vi chiedo ovviamente di entrare nei particolari del delitto, ma piuttosto di delinearne i contorni. E poi quello che voglio chiedervi è di commentare quanto ha raccontato Roberto Morassut. Roberto Morassut ha detto: di solito per un omicidio ovviamente non si fa una commissione parlamentare d'inchiesta, ma qui ci troviamo di fronte a qualcosa di molto diverso da un semplice omicidio. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa che forse, no, nasconde un malaffare. Ecco, Emanuele riesce sempre a trovare al momento giusto la parola giusta. Io per questo lo apprezzo tantissimo, infatti sono felice che è qui con noi a cercare, no, di raccontare ancora una volta questa storia. Ecco, Roberto dice: il delitto di Via Poma è diverso, c'è qualcosa che non torna, molto probabilmente ci sono stati dei depistaggi, molto probabilmente ci sono stati degli intoccabili. Sì. Ecco, allora Alessandra, Antonella, non so in quale ordine, decidete voi. E non so se mi sentite. Ci sentiamo, Antonella. Ah, sono dispiaciuta per l'audio, ma riuscite a sentirmi? Sì, sì, io ti sento, non so, è Daniele che deve dire come sta andando. Più di così non riesco a alzarlo. Arriva bene. Ecco, io allora, se Antonella è d'accordo, incomincerei. Sì. Ero in quinta elementare e rimasi subito sconvolta dal delitto, come tutta l'opinione pubblica in quel momento. Non sapevo, a parte il fatto che
poi è diventato il primo delitto di nera che la mia generazione ricordi, e che già ai bambini fece impressione, e poi è andato a simboleggiare proprio i delitti irrisolti. Se si parla di delitti irrisolti, immediatamente si pensa a Via Poma, anche se è evidente che ce ne sono tanti altri di cui si è parlato anche in questa trasmissione. L'onorevole giustamente ha sottolineato il rapporto tra l'estrazione popolare di Simonetta, il fatto che sia una ragazza che fosse una ragazza che proveniva dalla periferia, e il rapporto con questo palazzo dei misteri, nel senso che questo palazzo, che già fu appunto ideato e progettato per essere un palazzo riservato, silenzioso, tra l'altro strutturato in una maniera talmente tanto articolata da dare proprio l'idea del mistero, è un palazzo nel quale una ragazza di 20 anni ha perso la vita in una giornata in cui sicuramente non si aspettava che potesse accadere una cosa del genere, cioè dà proprio l'idea tutta questa storia di un malaffare, di un qualcosa che è accaduto, che forse poteva non accadere, ma in quel momento si sono allineati alcuni elementi e c'è stata un'occasione, in senso ovviamente malvagio, negativo, tragico, e si è creata questa occasione, perché sono convinta, tutti noi siamo convinti, gli inquirenti per primi lo furono, che lei conosceva il suo assassino, quindi non è stato un delitto, a mio avviso, nato da una situazione contingente, ma da quello che poteva essere anche un disegno preciso, ma non necessariamente pensato in quel giorno dall'assassino. Quindi sì, c'è stata un'occasione, ma al contempo sicuramente Simonetta, a mio avviso, era già stata attenzionata dalla persona che poi le ha tolto la vita. Quindi stride questa ragazza, che è finita a lavorare quasi per caso in Via Poma, in questo palazzo della Roma Bene, appunto, stride l'immagine di Simonetta, ragazza comunque intraprendente, che proveniva da un quartiere popolare, che si è fatta comunque quasi un'ora di strada, credo, a momenti per arrivare a Via Poma, e il rapporto col palazzo stesso è abbastanza impressionante. Fa capire come dà l'idea di un qualcosa successo a caso, ma non per caso. Può essere contraddittorio, ma in effetti elementi contraddittori ce ne sono tanti in questo delitto. Anche perché lei appunto finì in Via Poma prestata dai suoi datori di lavoro, ma normalmente lei lavorava in Via Maggi. Quindi può anche darsi, anzi è probabile, che sia una cosa... quello che le è successo sia stato la conclusione di un qualcosa maturato nell'ultimissimo periodo di vita di Simonetta, proprio da quando appunto la sua figura si inserisce nel palazzo di Via Poma. Inoltre la stessa giornata, l'ultima giornata di vita di Simonetta, è misteriosa in sé, perché avevamo ripercorso insieme in una puntata precedente tutta questa giornata costellata di telefonate appunto misteriose, che non hanno mai avuto una risposta precisa. Non si sa, per esempio, con chi si sentì Simonetta all'ora di pranzo, quando andò in cameretta a rispondere, e questa telefonata è stata comunque collegata, perlomeno nel processo contro Raniero Busco, collegata ai fatti poi del pomeriggio, e ci doveva essere una telefonata con il datore di lavoro Salvatore Volponi alle ore 18 per assicurargli che il lavoro era stato portato a termine, compiuto in maniera corretta, e non c'è stata la telefonata, e nemmeno lui si è preoccupato di sapere il perché.
e la famosa telefonata poi spartiacque delle 17 con Luigina Berrettini, che appunto gli inquirenti hanno sempre considerato appunto telefonata spartiacque tra il momento, l'ultimo momento prima della morte e poi il vuoto creatosi dopo, che immediatamente dopo la telefonata si è sempre pensato che l'assassino appunto fosse poi intervenuto in quel momento. E poi le famose telefonate a Tarano, quindi alla residenza, a casa del fattore del presidente Caracciolo di Sarno, che rappresentavano un'urgenza, e si è scoperto che ne arrivarono ben due di telefonate, una intorno alle 8.30, correggimi Igor se sbaglio, e l'altra molto più tardi, appena prima giungessero sul posto 23:15, appena prima che, o forse quasi nel momento in cui giunsero sul posto la sorella e il gruppetto di persone che appunto, capitanate dalla sorella, in preda ovviamente alla preoccupazione, volevano sapere che fine aveva fatto Simonetta. Quindi è anche possibile che fosse stata l'ultima telefonata urgente, perché qualcuno da lassù, dal terzo piano, aveva intravisto il gruppetto vicino ai citofoni che appunto cercava di entrare, sapendo, perché immagino si capisse dalla tipologia di atteggiamento, dalla comprensibile agitazione, che si trattava di delle persone che stavano cercando la ragazza. Ecco, questi aspetti danno l'idea di come comunque tutta questa tragica storia sia sempre stata ammantata di mistero e sia appunto un malaffare, perché su questa scena del crimine, e non solo, in generale sulla scena del palazzo, si muovono tante figure anche non raccomandabili sicuramente, comunque figure appunto che hanno nel tempo sono state oggetto di indagini, come se fosse una scacchiera maledetta appunto, e queste figure fossero degli scacchi. Ma chi le muove queste figure? Chi le muove? Perché l'idea è che ci sia anche una mano che muove, una regia che muove, che ha mosso queste figure a seconda dei momenti e delle situazioni. Questa è sempre stata la mia impressione sul delitto, e poi a livello personale ricordo che tutte le volte che se ne parlava, perché poi se ne è parlato a ondate, no, durante questi 31 anni, io provavo una grande emozione anche come giornalista in erba e poi effettivamente giornalista vera e propria, perché ho sempre sentito questa ragazza, io come tanti l'ho sempre sentita proprio interiormente, non è una ragazza che è stata dimenticata, è una ragazza che ha sempre colpito anche proprio per la sua verve, era molto volonterosa, era molto era una ragazza a cui tutto il suo entourage voleva bene, e ricca di iniziativa, molto precisa, insomma aveva delle belle caratteristiche, era sincera nei rapporti, e poi probabilmente l'impressione che fece all'opinione pubblica è legata a quell'immagine al mare, che è stata poi, ed è ancora adesso, quella simbolica di questo, la fotografia simbolo del delitto, che effettivamente sembra un'icona congelata un po' nel tempo, perché è lì da 30 anni che ci guarda, e come dirci, ma allora vogliamo dare un nome al mio assassino, vogliamo, per favore non dimenticatemi, io sono qui. E quindi questa è sempre stata l'impressione emotiva che ho avuto di Simonetta, di questo delitto. Grazie Ale. Antonella? Beh, per quanto mi riguarda, naturalmente all'epoca del delitto io ero grande, avrò avuto l'età della sorella di Simonetta, l'età di Paola. Delitto che rimane impresso perché è un delitto estivo, perché c'è una ragazza che somigliava a noi e che portava i capelli come li portavamo noi,
mi ha sempre molto colpito il fermaglio diviso in tre pezzi, perché quel tipo di fermaglio non è più in uso, sono fermagli degli anni 90, fatti un po' a conchiglia, e oggi i fermagli hanno una capienza diversa, ma quello serviva proprio a trattenere due bande laterali dei capelli che si sollevavano all'altezza delle basette, e poi il resto della chioma rimaneva sulle spalle. E Simonetta aveva dei capelli serici, morbidi, che restano poi sparsi a terra. Le fotografie raffreddate hanno modificato il colore di quella capigliatura che sembrava violacea, rendendole invece di nuovo il colore bruno corvino che aveva. Quindi una ragazza che portava degli orecchini, come li portavamo tutte a cerchio, era molto vicina. Questo delitto è stato impostato male. Indubbiamente sono stati commessi una serie di errori, e intorno a quel corpo martoriato, che ancora tutto sommato giace in quell'ufficio e a cui noi vorremmo dare la possibilità di essere liberato, ecco, intorno a quel corpo si sono compiuti una serie di operazioni che nel corso del tempo si sono stratificate, concrezionandosi. Quindi noi cerchiamo ancora un assassino, ma cerchiamo anche, come cittadini, di capire perché in 30 anni accanto al delitto originario si crea poi un ulteriore reato collaterale, che è quello della superfetazione delle piste false, delle false accuse, delle alterazioni del quadro, dei depistaggi, degli insabbiamenti, del modo in cui alcune situazioni vengono cancellate, oscurate. Ecco, quindi è un delitto grosso, perché in realtà ci sono 30 anni di attesa che colpiscono la famiglia in primis, ma anche tutti i cittadini, anche giovani, che seguono questo caso, non perché abbiano delle passioni giallistiche o perché siano attirati dall'aspetto sensazionalistico, ma perché vogliono realmente che l'assassino sia assicurato alla giustizia, o che la giustizia non si arrenda di fronte a questa selva di oscurità, di membrane, di dedali chiusi, di fronte alla quale troppe volte è stata costretta ad arretrare. È un delitto di classe, ma sì, credo che lo sia, e credo che la classe, la linea di demarcazione della classe, la linea di falli abbia agito a lungo anche nell'identificazione del profilo dei colpevoli più adatti. In fondo è stato scelto come colpevole ideale un portiere, poi un operaio, e non ha mai scalfito alcune classi sociali che sono state accuratamente tenute lontane, preservate da una serie di affondi che sarebbero stati opportuni, che si sarebbero potuti e dovuti fare. Allora, se la commissione d'inchiesta può avere un valore appunto inquirente, beh, dovrebbe tentare di affondare laddove si fu troppo teneri, cercare di dragare il fondo di quel che rimane e sulla base delle risorse disponibili, ecco, iniziare basandosi su ipotesi investigative diverse, proprio a cercare di far esplodere i nodi, le contraddizioni, le discrasie, cioè laddove il cammino si arrestava, ecco, cominciare esattamente da lì, smontare le vulgate, smontare gli automatismi e rimettere in ordine una serie di dati che possono anche non essere inerenti proprio a quel giorno e al 7 agosto, ma ad esempio appunto richiamandosi a una realtà romana e politica collusa e particolarmente corrotta, ecco, andare a verificare anche alcuni altri affari delle ditte, degli enti per i quali Simonetta lavorava, peraltro sfruttata, perché qui c'è anche la morte di una lavoratrice in nero, di una giovane. I giovani in Italia non sono tutelati, e quindi l'intersezionalità per me è forte in questo tipo di delitto. C'è una donna, ma c'è una lavoratrice appunto cui sono negati dei diritti essenziali, che corre di qua e di là nell'afa di una giornata per poche lire. E poi c'è ovviamente anche la classe sociale, cioè una vita a perdere, una vita di persona non protetta, non importante, non significativa, non compromettente, figlia di un tranviere che veniva da una zona popolare. Quindi insomma sarebbe stata una vita sacrificabile, o una vita che non valeva la reputazione di qualcuno.
E allora chiedersi per quale motivo gli uffici degli ostelli della gioventù, che avrebbero dovuto offrire ai giovani che non disponevano di molte risorse economiche la possibilità di ottenere una tessera, perché questi uffici dovessero essere collocati in questo fortilizio dell'alta borghesia? Che senso aveva? Visto che poi dovevano essere frequentati da frotte di giovani che quindi entravano in questi santuari turbando il riposo e anche diciamo lo stile, il tenore di vita delle persone che vedevano salire e scendere giovani che sbagliavano le scale, che citofonavano male, come quello che venne intravisto quel giorno stesso. Insomma, gli impiegati stessi non sono professionisti, non sono avvocati, sono impiegati che scendono a prendere il caffè, irritano il portiere quando si dimenticano le chiavi e quindi chiedono se per favore può prestare il suo mazzo di chiavi. Una situazione, insomma, in cui questo ufficio non aveva proprio alcuna sintonia con il contesto e con l'ambiente. Fa riflettere, perché forse è una delle condizioni che hanno favorito l'omicidio, ma costringe a dare un'occhiata laterale, obliqua, proprio ai contesti di cui Morassut parlava prima, che sono contesti romani, ma che coinvolgono anche evidentemente tutto un quadro politico connotato in quegli anni in modo molto chiaro. Quindi rimane un delitto che colpisce, saldamente inserito nell'immaginario collettivo, e quindi io credo che l'interesse che suscita derivi però da un'ansia di giustizia e da una volontà di continuare a non mollare, a non cedere, perché se questa commissione coglie nel segno e allora si apre la strada, può essere l'apripista per affrontare analoghe revisioni, per rimettere le mani in altri delitti di persone che hanno colpito meno e che però hanno perso comunque la vita, giovani donne travolte da violenze omicide e abbandonate a vario titolo. Ecco, quindi credo che questo sia proprio un punto importante e la Commissione dovrebbe veramente riuscire a lavorare, iniziando laddove si sono interrotte tutte le strade, riprendendo ad indagare in terreni che sono ancora in parte attraversabili, perché alcuni testimoni sono ancora vivi e potrebbero essere interrogati in un altro modo. Ecco, e far parlare anche, a mio avviso, le donne ancora vive, molti uomini sono morti, ma le donne ci sono tutte. E questo è un femminicidio, è vero, ma è anche un delitto in cui, a mio avviso, c'è stata una connivenza femminile, un silenzio sì. di donne che sapevano. Ecco, io di questo sono persuasa e quella potrebbe essere una, un terreno su cui continuare a indagare fino in fondo. Ecco, hai posto una domanda che noi in questa, durante le varie puntate della Notte del Mistero, abbiamo posto più di una volta, no? A chi interessa l'assassino della figlia di un ferroviere? Ecco, credo che questa sera abbiamo dato tutti insieme, perché poi è così che le cose funzionano, è quando ci si muove insieme, una risposta molto forte. Ecco, a noi interessa chi è l'assassino della figlia di un tranviere, e interessa molto. Perché io credo, l'ho detto varie volte, non credo di essere il solo a pensarlo, anzi, non sono il solo a pensarlo, è ancora vivo e non ha pagato, e non sta pagando, e non deve essere lasciato in giro. Ecco, noi naturalmente non abbiamo i poteri di una commissione parlamentare inquirente, non abbiamo i poteri della magistratura, ma possiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento, ovvero possiamo continuare a raccontare questa storia, a analizzarla, a smontarla, a tentare di rimontarla. Ecco, Antonella ha detto una cosa importante: gira la vulgata dell'omicidio di Via Poma. No, questa è una storia che è piena di depistaggi, ma è anche piena di fake news, no? Io a volte seguo i dibattiti sui gruppi e ogni tanto, insomma, purtroppo
vedo che ci sono notizie ricavate non si sa bene dove, chi l'ha detto, no, che diventano di pubblico dominio e che sono assolutamente false. Pensando ai depistaggi, e poi chiudo, magari chiedendo a, appunto, a Emanuele, se vuole lui chiedere qualcosa appunto alle nostre due ospiti. Pensando ai depistaggi, oltre a questa strana telefonata che mette in collegamento Roland Feller con questa signora, tra l'altro telefonata collocata prima del delitto, no? Quindi molto, molto misteriosa, no? Della quale abbiamo parlato anche in questa circostanza più di una volta. Ma ci sono altri elementi, c'è la storia del videotel. La storia del videotel è un altro depistaggio, è un depistaggio evidente, perché non c'era nessuna possibilità di collegare quella baracchetta sulla quale lavorava Simonetta Cesaroni, che non era nemmeno un computer, ma una macchina, no? Che aveva molti limiti e che solo 5-6 persone in Italia avrebbero potuto collegare al videotel. Stiamo parlando di ingegneri informatici, stiamo parlando di hacker. Ecco, quindi ci troviamo di fronte ad un altro depistaggio e bisognerebbe chiedersi chi è che ha messo in giro questa voce, chi è che l'ha sostenuta, perché l'ha sostenuta, in quale contesto. Ecco, è quello che vi invito a fare. No, perché è bene che poi chi ci ascolta, chi è interessato al caso, no, faccia i suoi ragionamenti e giunga alle sue conclusioni. Ecco, di depistaggi a mio avviso ce ne sono anche altri, credo che avremo modo di parlarne in modo più approfondito, e spero che quello che ha detto Roberto possa trovare concretezza, ovvero che 20 parlamentari della Repubblica possano iniziare a chiedersi che cosa è accaduto a partire dalla notte del 7 agosto del 1990 e perché è accaduto, no? E perché le indagini sono andate in quel modo, perché appunto è stato fermato il portiere, perché l'arresto è stato confermato, l'arresto di Pietrino Vanacore, e tutto è da qui a seguire. Ecco, Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi chiedere qualcosa alle nostre due ospiti? Così poi magari, siccome appunto abbiamo una serata abbastanza densa, passiamo alla seconda parte, anzi alla terza parte. Ma potendo vorrei fare qualche domanda, magari. Certo. Così, ecco, magari inizierei con Alessandra. Io purtroppo non parlo bene come voi, sono un tecnico, quindi mi occupo di numeri e di dati, e magari vado a parlare di dettagli e non è questa la sede. In quel caso Igor mi stopperà, come lui sa fare. Ma partendo dal sopralluogo, visto che la porta non è stata forzata, la porta degli uffici, questa persona come ha fatto a entrare? L'aggressore? Beh, o Simonetta gli ha aperto, o ha aperto lui, o possedeva delle chiavi, oppure ha aperto Simonetta, che sì, aveva avuto l'ordine di non aprire, ma se colui che le ha bussato era comunque una persona conosciuta, magari appunto ruotante attorno agli ostelli, perché non aprirgli? Magari colta alla sprovvista, lei era molto educata e quindi
ha aperto lei con le sue chiavi che erano rimaste sulla porta, e poi lui le ha portate via perché non le hanno più trovate, le chiavi di Simonetta, giusto Igor, non sono più state trovate. Oppure lui comunque aveva le sue chiavi, quindi ha aperto, ma però è improbabile, perché Simonetta aveva avuto l'ordine, credo di non sbagliare, di chiudere e tenerle su, tenerle sì, nella coppa. Non era proprio un ordine, diciamo che Menicocci gli aveva consigliato di fare così. Di fare così, chissà poi per sicurezza, per sicurezza. E questo sicurezza. È un altro elemento lì, strano. Perché no? Sottolineare questo, insomma, non erano nel Bronx per sicurezza, sì. Erano in Prati. Appunto, vabbè, tutti noi cerchiamo la sicurezza in casa, però a volte io le metto, le tengo su nella toppa, a volte le tolgo, ma non penso certo in pieno centro storico a Brescia di sentirmi non sicura durante il giorno. Lì erano i Prati, cioè sembrava comunque un consiglio un po' strano, comunque ammettendo appunto se le chiavi non erano inserite nella toppa, l'assassino ha potuto usare le sue e poi se le portate via tutte e due, altrimenti cioè ovviamente le sue, e ha sottratto anche quelle di Simonetta comunque che lei magari aveva nella borsetta, che aveva rimesso lì nel frattempo, anche comunque per depistare. E viceversa invece gli ha aperto Simonetta e lui si è portato via le chiavi, ha chiuso e si è portate via, perché poi è stata la portiera ad aprire, ad aprire con quelle in uso, diciamo con quelle che avevano dato in uso la portineria. Certo. Emanuele, vai avanti, dai, che è interessante. Antonella, invece volevo chiederti, qual è il movente di questo delitto? Ma io credo che il movente del delitto sia uno degli aspetti che non è mai stato messo definitivamente in luce in modo convincente. Potrebbe essere un doppio movente, potrebbe essere un movente che ne nasconde un altro. Io penso sempre, a proposito di telefonate strane, a quella che ha permesso la riapertura, la telefonata alla questura di Perugia nel 2000, che rilanciava un'ipotesi radicalmente diversa, inducendo a considerare il delitto maturato all'interno di un rapporto tra un socio e un padrone, e la ragazza sarebbe finita in mezzo, e quindi comunque questa telefonata, per ragioni che non conosciamo, almeno io non le conosco, è stata considerata attendibile ed è ripartita tutta la macchina, che poi ha finito invece con l'identificare in Busco il colpevole ideale. Ecco, questo rilancio del 2000 è singolare, è significativo, sembra allontanare l'attenzione dalla pista sessuale e concentrarla su altre piste, considerando che mi sembra bene che in quell'epoca l'attenzione sul delitto fosse notevolmente abbassata. Ovviamente resta complesso, anche perché non abbiamo una idea molto precisa del tipo di lavoro, sì, che Simonetta aveva fatto quel giorno, sì, ma come avesse lavorato prima o come lavorasse a Via Maggi, o quanto trasparente fosse il servizio che i due titolari della Reli offrissero all'AIAG. Visto che stiamo comunque parlando di vicende poco trasparenti e poco pulite, non è escluso che la ragazza quel giorno avesse con sé anche degli altri documenti, forse poi scomparsi. La questione dei nodi autorizza a pensare appunto anche ad una cartellina che forse non è quella trovata sotto al computer. Ecco perché io prima dicevo, ma a chiedere esplicitamente ad esempio alla signora Berrettini se lei quel giorno avesse preparato quelle note spese lasciandole lì, oppure se quella cartellina poteva essere transitata, portata via da Via Poma a Via Maggi per poi tornare di nuovo a Via Poma con un giro tondo poco comprensibile. Ecco, ci sono degli aspetti che restano comunque poco chiari, perché questa cartellina di fatto non si capisce il motivo per cui Simonetta, che la stava dimenticando, dovesse portarla lì dove avrebbe poi trovato il doppione degli stessi documenti. Non è comprensibile.
E poi chiaramente, soldi, sì, cioè poi la carica di violenza devastante e distruttiva, l'oltraggio al corpo femminile, il tipo di ferita, fa pensare ad un scatenamento di una precisa razza omicidiaria che non è improvvisata, assolutamente, non sembra un delitto di impeto, e sembra essere invece corrispondente ad una mente che ha il movente in sé, ha identificato questa vittima ideale per varie ragioni, forse anche per ragioni, dicevamo, sociali, e quindi le fa scattare una trappola intorno in modo perfetto. Oltre, non mi spingerei, ho montato e smontato la scena in questi mesi non so quante volte, alla fine resto sospesa tra una quantità di idee che però, ecco, mi limito a fermare qui adesso. Certo. Una domanda cattivissima per Patruno, la quale ovviamente puoi anche decidere di rispondere. Io ho sentito dire, non so se sia vero, che a un certo punto in questa storia emerge un particolare riguardante l'autovettura di Simonetta. Io chiedo qui in diretta al massimo esperto mondiale. Cioè, in base a questo racconto, l'autovettura di Simonetta, le ruote, le quattro ruote, sarebbero state tagliate. Dove e quando? Beh, mentre si trovava parcheggiata in via Poma, o comunque da quelle parti. È vero o è falso? È una delle notizie che sono uscite sui quotidiani dell'epoca, ma nelle carte dell'inchiesta, francamente, non ho trovato conferma. Quindi possiamo scartarla e buttarla via se non c'è conferma? Io direi di sì, cioè nel senso che questo particolare sarebbe emerso durante i vari interrogatori sostenuti sia da Paola Cesaroni che da Claudio Cesaroni. Adesso, nel mentre emergono le telefonate anonime ed emergono con molta forza, no? Tanto che appunto Claudio Cesaroni dirà che il soggetto individuato dalla polizia è il soggetto sbagliato, questo lui lo dirà con qualche anno dopo, no? Ma noi sappiamo che venne individuato un soggetto dalla polizia relativamente alle telefonate anonime a Simonetta, ma sappiamo anche che questo soggetto era un ragazzo un po' particolare e che non corrispondeva alla descrizione data da Simonetta, ovvero di un corteggiatore colto, evidentemente molto intelligente, che appunto cercava di spostare, no, il suo monologo, no, nei confronti di Simonetta verso la sfera sessuale, ma sempre con molto garbo, così. Il complimentoso. Ecco, okay. Allora io dico, se un particolare come quello delle quattro ruote dell'autovettura di Simonetta, addirittura, no, tagliate, quattro, no, questo emerse a suo tempo, beh, insomma, non viene riferito dalla famiglia, beh, insomma, ho motivo di credere che si tratti, come dicevo prima, di una fake. E senti, Alessandra, secondo te Simonetta dove è morta? Ho detto dove è morta, non dove è iniziata l'aggressione. Nella stanza dove l'hanno trovata. Antonella, secondo te dove è iniziata l'aggressione? Nella stanza dove l'hanno trovata, quella di Carboni. Grazie. Antonella, secondo te dove è iniziata però l'aggressione? Appunto, bisognerebbe verificare, cioè cercare di capire in che modo la persona si è introdotta nello studio, che tipo di relazioni sono intercorse e perché poi i due si siano ritrovati in quella stanza. Quindi questo è un aspetto, perché dobbiamo supporre che ci siano arrivati integri con le loro gambe, che la ragazza non sia stata trascinata.
E allora c'erano molti per cui si dovessero recare lì. E questo rimane ugualmente misterioso, cercare altri documenti, forse c'era un appuntamento di lavoro previsto per quell'orario e la scusa era quella di andare a cercare lì qualcosa sulla scrivania di Carboni. Potrebbe anche essere una situazione che si è determinata quando la ragazza ormai era in trappola, anche se rimane sempre misteriosa la posizione dell'assassino che è lui con le spalle al muro, a quanto sembra, e quindi bisognerebbe vedere la dinamica degli spostamenti dei corpi e per questo avere anche un'idea degli spazi disponibili all'interno delle stanze. Certo. E le foto un po' deformano perché, come osservava giustamente Roberto Falcinelli, si ha un'idea che poi non corrisponde pienamente. Alcuni spazi sembravano più angusti e invece erano più estesi. Certo. Quindi qualcosa è avvenuto in quella stanza e c'era una buona ragione per cui l'assassino avesse le spalle al muro e forse potesse controllare la situazione. Questo è difficile da capire perché non è chiara la progressione criminale. Bene, allora, Igor, una domanda scomoda. Tu fammi la domanda scomoda e poi però chiudiamo perché c'è Giacomo che sta aspettando di entrare in trasmissione insieme a Valerio. Perché Simonetta non ha gli orecchini? Perché secondo me se li era tolti. Grazie. Allora, grazie Alessandra. Grazie mille a grazie voi. Antonella. Grazie a voi. È stata un piacere di essere stati insieme. Io, insomma, avete fatto un bellissimo ricordo di Simonetta, ma soprattutto avete posto tante domande. Ecco, noi ci troviamo in continuazione, no? In una situazione qui, appunto, in relazione al delitto di Via Poma, con tante domande, tante e pochissime risposte. Ecco, adesso cerchiamo di andare avanti, quindi vi saluto e ci sentiamo presto, spero sempre qui. A presto e buon proseguimento. Restiamo in ascolto. Sì. E allora chiediamo a Giacomo di entrare in collegamento. Ecco, lo sto chiamando ora. E anche a Valerio di tornare in collegamento con noi. Ecco Giacomo. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera Giacomo. Allora, mentre aspettiamo che Valerio si ricolleghi con noi, direi che eccolo. Bene, allora Giacomo è l'autore di un podcast che è stato pubblicato dall'Huffington Post, un podcast che ha un titolo, diciamo, abbastanza inquietante, no? Ce lo vuoi dire, Giacomo? Sì, si chiama Le ombre di Via Poma. Esatto. E che in realtà ripercorre proprio una serie di elementi, di ombre, no? Che continuano a gravare sul delitto. Intanto, quanto lavoro ti è costato costruire il podcast? Allora, direi un anno esatto, perché è successo un anno fa, poco più di un anno fa, era il trentennale, io che conoscevo in maniera molto superficiale il caso, volevo scrivere un articolo, un ricordo, eccetera. Ho iniziato ad informarmi, il caso mi interessava, ho parlato anche con Igor un anno fa, per la prima volta ci siamo conosciuti un anno fa. E poi pian pianino ho deciso di fare questo lavoro, me l'ha chiesto anche il mio direttore. Sì, è un anno ci è voluto. Diciamo che è stato anche un anno un po' particolare per tutti quanti, quindi
forse senza tutte le cose che ci sono state, forse sarebbe servito anche un filo di meno, però un anno ci vuole poi per fare tutte queste cose, diciamo. Ecco, Giacomo, poi ti lascio a Valerio e ad Emanuele che hanno molte domande da farti. A me ovviamente ha colpito molto appunto la tua capacità, no, di raccontare bene tutte le ombre, no? Qui a La Notte del Mistero li abbiamo chiamati nodi. Sì, no, ma insomma, diciamo che ombre e nodi in questo caso coincidono abbastanza bene. Io voglio solo ricordare e voglio invitare chi ascolterà appunto il podcast ad ascoltare anche la lettura che Maria Grazia Calandrone, che è una delle maggiori poetesse italiane, tra l'altro è stata finalista al premio Strega con uno splendido romanzo, la lettura che appunto Maria Grazia dà dei suoi versi, perché a me hanno realmente commosso. Concordo. Ma proprio commosso. Ecco, allora adesso lascio la parola ad Emanuele e a Valerio, perché insomma mi sembra giusto che siano loro a porti qualche domanda, insomma, no, sul podcast. Non so, chi vuole iniziare? Emanuele? Valerio? Magari inizio io. Devo confessare che ho sentito solo la prima puntata, però è fatto veramente bene. Grazie. E l'ho sentita oggi. Io, anzi, io pensavo che fosse una puntata, invece sono sei puntate. È lungo. Ma è fatto veramente bene. Sembra quasi uno sceneggiato Rai. Ora sono rimasto. Sono rimasto con la suspense, perché finisci con la figura di Vanacore. Certo. E ora sono curiosissimo di sapere che cosa direi su Vanacore. Certo. Ecco, una cosa interessante è che ci sono le voci proprio dei protagonisti. Io non avevo mai sentito, ad esempio, la voce del fidanzato della Cesaroni. L'ho sentito lì nel tuo podcast. Penso che tu abbia preso dai processi. Hai fatto veramente un bel lavoro. Certo. Hai fatto veramente un bel lavoro. Grazie. Anzi, sai che penso? Che un podcast fatto così bene credo che appassionerà anche chi non ha mai affrontato questo caso. E è come leggere un libro. Poi hai voglia di indagare, hai voglia di approfondire, di fare ricerca. Complimenti, devo dire, veramente ti faccio tanti complimenti. Comunque il mio obiettivo era soprattutto rivolgermi a chi non sapeva nulla o che comunque chi si approcciava, perché ovviamente quando poi una persona è molto esperta di un caso così complesso, poi è ovvio che non gli basta mai, però è troppo complesso per poi addentrarsi troppo nel dettaglio diciamo in una forma così, ecco, diciamo. Non è per Patruno, insomma, per tutti gli altri va bene. Allora, esatto, ha dato un grande contributo, anche Valerio. Visto che siamo in vena di confessioni, io devo confessare che il podcast non ho visto neanche, ho ascoltato una puntata. E quindi, non sapendo di che cosa tu abbia parlato, devo fare delle domande a caso. Ma... perché l'assassino di Simonetta non può essere Busco? Ma io, non è una domanda proprio, allora, secondo me ci sono due o tre motivi, ecco. Innanzitutto io escludo tutti, il fidanzato, tutti gli amici della comitiva, del suo quartiere, eccetera, per un motivo. Quale? Avete parlato fino a pochi secondi fa e il mio podcast si chiama Le ombre di Via Po, ma perché? Perché ci sono degli inquinamenti, dei depistaggi, eccetera. Secondo voi, degli amici del quartiere Don Bosco, di Cinecittà, Busco, eccetera, aveva il potere di inquinare? A Cinecittà forse ci hanno girato qualche scena di 007, ma cioè, non di certo loro avevano il potere di inquinare, e soprattutto di inquinare perché? Cioè, insomma. Ma soprattutto della dolce vita. Ecco, appunto. Ecco, vedi, Igor ha già centrato. Quindi, ecco, io e soprattutto, io credo, e qui faccio un discorso più
non tanto sul caso particolare in sé, ma su una questione del sistema giudiziario italiano. Noi sappiamo che nel 1990 Raniero Busco, che era il fidanzato, quindi a rigor di logica è uno dei primi sospettati, quindi è stato interrogato lungamente, gli è stato sicuramente controllato l'alibi. Bisogna stare attenti 20 anni dopo a fare un processo a una persona su alcuni labili indizi. Ok, c'era il DNA, c'era, ma sia i periti della difesa e sia poi quelli della, nominati dalla Corte d'Appello, hanno detto quello che, cioè, insomma, era normale che ci fosse quel DNA. Ecco, diciamo. Ecco, io però voglio precisare una cosa, perché quel DNA l'ho analizzato con grande attenzione e da quel DNA non sarebbe assolutamente stato possibile dire che Busco si trovasse, esatto, lì, perché era un frammento. Certo. Ma io voglio farti un'altra domanda. Se il delitto quel giorno non fosse successo, cioè immaginiamo che quel giorno Simonetta non fosse andata in via Poma, quindi il 7 agosto lei non ci andava, ma ci andava l'8, sarebbe successo ugualmente secondo te? Oddio, allora innanzitutto qui stiamo ancora a ragionare tutti quanti sul movente, sì, cioè è apparentemente sessuale, sentimentale, però sappiamo che non è stato consumato, eccetera. Non sappiamo nemmeno l'arma esatta, facciamo delle ipotesi. Allora, quindi qui bisogna capire, è stato un raptus? Allora, sai, il raptus ci può essere in qualsiasi giorno, perché se la persona che ha ucciso Simonetta l'aveva puntata in qualche maniera e la cercava, la poteva cercare il 7 agosto, la poteva cercare l'8 agosto, la poteva cercare il 9 agosto. Purtroppo poi ci sono tante evenienze, eccetera, così, tante cose che possono cambiare da un giorno all'altro, però se l'aveva puntata e se questa persona era facile a, insomma, a scattare, io credo che purtroppo per la povera Simonetta non ci sarebbe stato scampo in via Poma. Poi è difficile rispondere a una domanda del genere, perché magari quel giorno lì, nel momento del raptus, passava uno dalle scale, sentiva, entrava. Che ne sappiamo? Noi non sappiamo cosa è successo quel giorno lì. Certo. Ma scusa Emanuele, hai fatto una bella domanda, mi piacerebbe rispondere anch'io a questa, se vuoi. Professore, lei può rispondere sempre. È una bella domanda quello che hai fatto, cioè era destinata in qualche modo, perché come diceva un po' Giacomo, era stata attenzionata. Io penso di sì. Penso che se non fosse stata aggredita il 7, anche l'8, il 9, il 10, comunque solo ad agosto, cioè intendo dire solo in un palazzo in qualche modo desolato, perché chi andava in vacanza, gli uffici chiusi, questo sì, ecco, è stata un'occasione ideale, perché io lo immagino come un predatore. Allora il predatore se trova il momento buono, aggredisce. E il momento era veramente ottimo per questo predatore, perché non c'era nessuno in quel palazzo. C'era solo il signore su all'ultimo piano, Cesare Valle, poi chi c'era? Nessuno. E, peraltro era anche un po' anziano, magari non è che potesse avere l'udito di un Fennec, no? Sì. Però io volevo chiedere questo, professore, ma lei mi sta dicendo che l'assassino aveva già deciso, aveva già scelto la sua preda, probabilmente a questo punto aveva scelto anche il terreno di caccia. Sì, il terreno secondo me sì. Aveva scelto la vittima e il luogo. Quindi rimaneva il tempo. Sì, esatto. E però io mi permetto, cioè io non credo al raptus, a meno che in effetti non si tratta davvero di qualcuno all'interno dell'ufficio, allora è forse un po' diverso. Potrebbe essere un po' diverso. Mi permetto allora di girare una domanda a Giacomo. Però in base a quello che, come dire, che stiamo provando a mettere in piedi, se questa persona aveva scelto di uccidere proprio Simonetta, questo che mi avete detto, no? Sì. E aveva scelto di farlo lì, magari non ha scelto il giorno. Scusami Emanuele, non è che ha scelto lui non è che ha scelto lui di farlo lì, è lì, era lì Simonetta e lì doveva farlo.
Certo, però potevo ucciderla anche nella metro, potevo ucciderla, che ne so. No, non volevo dire questo, non volevo dire che era uno che si era fissato con Simonetta perché magari l'aveva vista chissà dove e prima o poi l'avrebbe ucciso, no. Siccome Simonetta si è trovata da sola in quell'ufficio, ha ucciso Simonetta. Se invece di Simonetta ci fosse stata, che so, Mariella, avrebbe colpito Mariella. Ho capito. Metto insieme le vostre domande, cioè scusate, le vostre risposte, che ovviamente non sono allineate perché sono le risposte di due persone diverse, però avete detto una cosa in comune. Cioè, avete detto che questa persona aveva intenzione di uccidere. Questo è quello che penso, non so se lo pensa Giacomo. È molto difficile dirlo, secondo me, perché comunque noi non. Allora, se noi pensiamo che è stato un delitto a base di a sfondo sessuale, allora probabilmente questo a un certo momento, davanti a un diniego, a una resistenza, poi perde la testa e quindi probabilmente poi l'avrebbe fatto anche in altri momenti. Che la volesse uccidere, che avesse deciso a priori di ucciderla, ecco, io questo non lo so dire sinceramente. Ma sapete perché vi ho fatto questa domanda? Perché se questa persona quella mattina si fosse alzata, io non lo so perché non sono nella sua testa, però se l'aggressore quella mattina si fosse svegliato con l'idea di uccidere qualcuno, e magari Simonetta, magari proprio lì, questa persona avrebbe fatto un paio di cose prima. Avrebbe, intanto, si sarebbe procurato l'arma del delitto e poi avrebbe iniziato a prepararsi un alibi. E allora io vi chiedo, mi pare che l'arma del delitto l'abbiamo ritrovata sulla scena del crimine allargata. Quindi questa ipotesi però stride con, cioè, questo riscontro, cioè il fatto che l'arma del delitto poi fosse rimasta, fosse stata lasciata lì, ride con la possibilità che questo signore si fosse già svegliato la mattina con l'idea di uccidere o qualcuno in generale o proprio Simonetta, o no? Devo rispondere io o risponde Giacomo? Scusami Giacomo, rispondo io. Vai tu. Sì, in effetti l'arma del delitto è un bel punto interrogativo. Questo, se l'arma del delitto è quella, è il famoso tagliacarte trovato poi nell'ufficio della Sibiglia. Però il fatto che lui abbia usato quel tagliacarte non vuol dire che non lo abbia già intenzionalmente prelevato per uccidere Simonetta. Non so neanche se è entrato con l'intenzione di ucciderla lì, se è stato costretto a ucciderla lì, e quindi intendo dire se la voleva prelevare, portare da qualche altra parte, dato che c'era un palazzo completamente vuoto. Io questo non lo so. Quindi può darsi che abbia improvvisato all'interno dell'appartamento un delitto che forse non voleva compiere in quell'appartamento. Però l'ha fatto in quell'appartamento. E Giacomo, secondo te? E l'alibi, scusami, io credo che l'alibi, lui si è certo che se l'ha procurato un alibi. Secondo me si è procurato un alibi. Andrebbe, infatti, secondo me, quello che manca nell'inchiesta dei magistrati è proprio la verifica degli alibi. Se io ti dico, ad esempio, no, sono rimasto a casa e può testimoniare mia figlia, mia moglie, ma quello per me non è un alibi. Tu lo devi verificare l'alibi. Certo. Ma anche detto che oggi è più facile perché con le videocamere, con i cellulari, le SIM, le celle, insomma, è molto più facile. All'epoca era un però po' più complesso. Scusami. Valerio, vai. Sì, ma prendiamo uno come Vanacore. Vanacore è stato subito sospettato. E l'alibi di Vanacore è stato visto secondo per secondo, minuto per minuto. Perché solo Vanacore? Beh, però lui ha un buco immenso, Anche va bene, ma nel come senso ce l'ha lui? Che bravo, no, ce l'ha nel senso che dalle 17:10, 17:15 fino alle 18, quando compare presso la ferramenta di via Settembrini, noi 31 anni dopo non sappiamo che cosa ha fatto, perché non è mai emerso. E anche successivamente c'è un altro buco nell'alibi del portiere, per cui diciamo che questo è un elemento che ha portato verso il portiere. Poi sai,
arrestarlo per omicidio. Posso entrare a gamba tesa? Però posso dire una cosa? Sì. Scusate. Ma Giacomo, no, chiudevo solo chiosando un attimo quello che ha detto Igor. Igor, stai dando ragione a me, nel senso, siccome lui è uno sospettato, l'alibi di Vanacore è stato, come dire, analizzato bene. No, sto dando ragione a te, certo. Questa è la prima grande ombra, secondo me. Certo, sto dando ragione a te, ma sto anche dicendo che se uno viene e se io sto, diciamo, faccio l'ispettore, uno viene e mi dice sono stato da mia nonna, o non lo so, da mia cugina, no? Beh, insomma, per me quello non è un alibi, certo che vado a verificare, ma qui non sono nemmeno andati a verificare. È questo il problema. Ecco, è quello il punto. Ma Giacomo, sì. collegando a quello che ha appena detto Igor, io adesso non lo so se tu conosci l'episodio del tritacarne, del frollino. Sì. Ma secondo te è plausibile che per una pura coincidenza quel giorno Vanacore sia andato a comprare una sega circolare per proprio alle 18 per sverniciare una ringhiera? Non lo so. In considerazione del fatto che era appena arrivato il figlio da Torino con la famiglia, eccetera? Io non lo so. Io, ricollegandomi a quello che hanno detto Valerio e Igor, dico una cosa. Certo è che bisognava controllare l'alibi di Vanacore e l'hanno controllato al massimo, gliel'hanno controllato anche dopo anni, lo andavano sempre a ricercare ogni anno, ogni decennio. Ma qua abbiamo una fila di persone, una fila intera, io faccio anche i nomi, stasera non li facciamo, non me ne importa, ma qui abbiamo una fila di persone che hanno degli alibi, sostenuti addirittura delle volte solo da loro stessi, ma una roba incredibile, che ci dicono che prima erano di qua, poi erano di là, poi vanno in campagna. E allora ti vanno nello studio. No, ma oppure sono con la famiglia, o sono con la moglie, o con la sorella, e queste mogli e queste sorelle fanno parte dello stesso circolo, ma... Certo. Noi vogliamo scagionarlo Vanacore, no? Però per scagionarlo dobbiamo... Noi vogliamo la verità. Ecco. E la verità è che qui alibi, anche come quelli che descriveva Giacomo poc'anzi, non sono stati verificati. Perché? Forse se Simonetta era anche lei una ventenne di Prati o dei Parioli, allora forse li verificavano a parità. Forse di... sì. Non lo so, mettiamola così. Beh, non ho dei dubbi su questo, perché anch'io, se pensiamo al delitto dell'anno dopo, quello dell'Olgiata, anche lì gli alibi non sono mica stati verificati. Diciamo che lì però, Valerio, non li hanno risolti per imperizia colossale, ormai si può dire. Certo. Dopo qualche giorno avevano fatto le intercettazioni al colpevole, li sono dimenticati di tradurle, ma è una roba da vergognarsi, diciamo, perché bisogna dirle certe cose. Certo. Giacomo, secondo te Pietrino Vanacore può essere l'assassino? Secondo me no. Però non ne sono certo, perché noi di questa vicenda non siamo certi, siamo certi di poche cose, perché sennò non ne staremo qui a parlare. Ma soprattutto dico un'altra cosa, però io credo che se una persona va davanti al GIP, va davanti al Tribunale della Libertà, viene rindagato, perché in Italia puoi essere indagato mille volte anche volendo, no? Però poi alla fine vieni sempre scagionato, è morto in quella maniera un po' particolare. Per la giustizia italiana lui è innocente sia per l'omicidio e sia per il eventuale favoreggiamento. Dovrebbe bastare dopo qualche anno questa cosa qui, dovrebbe bastare, perché capita che se poi a un certo punto la macchina giudiziaria con i suoi mezzi, oltretutto abbastanza potenti, perché insomma lui era poi un povero portiere, non ce la fa a inchiodarlo, dobbiamo anche accettarlo, credo. Ma quindi, secondo te, noi dobbiamo accettare che si trattò di semplice coincidenza il fatto che nel buco di alibi, che coincide peraltro con il decesso della povera Simonetta, il portiere vada per due volte, una volta da solo, una volta accompagnato dall'altro pari grado, il rimpettaio, a comprare questa sega circolare, pagandola peraltro a nero? Una casualità, io non lo so, cioè io ti ribalto la domanda.
Di Manacore sappiamo qualsiasi cosa, addirittura lo dico poi nel podcast, nel Corriere della Sera, mi pare a un certo momento lo chiamano il portiere più famoso d'Italia, okay. E rimarrà il portiere più famoso d'Italia, purtroppo per lui. Ma c'era anche un altro portiere, ma di lui cosa sappiamo esattamente? Sappiamo un sacco di cose. Sì, sappiamo un sacco di cose. Viene utilizzato per, insomma, conferma degli alibi di altri 2 anni dopo, con la memoria di ferro. Io non mi ricordo neanche. Vabbè, ma lui era un ex carabiniere. No, scusate. Me l'ha detto anche a me che è un ex carabiniere, quindi c'era da fidarsi. Boh, sì, può darsi, per carità. Se non ci fidiamo dell'arma, di chi ci fidiamo più? Allora, se andiamo a vedere nel vecchio codice, il portiere dovrebbe essere anche uno che insomma ha quasi una funzione amministrativa, quindi vabbè, insomma, non lo so. Ma io, ammesso che Vanagore potrebbe anche per qualcuno non avere le physique di un role per commettere un simile delitto, però può essere che qualcuno lo abbia poi assoldato eventualmente per utilizzare questo affare in una maniera impropria, ma che tutto sommato abbiamo visto magari in qualche film. Dio, mi sembra strano, cioè, o dobbiamo liquidarla come coincidenza? Per me è una coincidenza, perché troppe cose poi sono state fatte, come abbiamo detto prima, per coprire, cioè, ma a un certo momento c'erano tante persone che sarebbero state felicissime che Vanacore forse, no, fosse individuato come colpevole. Io vorrei ricordare che abbiamo il questore di Roma, Umberto Improta, che va in televisione in una maniera anche un po' inusuale per l'epoca, a fare tipo un appello, neanche tanto mascherato, sappiamo chi sei, costituisciti, ma insomma diciamo che si riferiva a Vanacore. Ma perché? Perché tutte queste cose? Le ombre, sono ombre queste. Per me proprio Vanacore ha contribuito a rendere, come dire, popolare il caso di Via Poma, a farlo diventare un successo. È stata una maschera tragica in qualche modo. No, intendo dire, perché tu hai subito l'assassino, io me lo ricordo il delitto di Via Poma, perché nel 90 avevo 28 anni, e avevi subito l'assassino. E già le pagine, leggevi sulle pagine dei giornali che questo era l'assassino, e poi dopo, alla fine del mese, non era più l'assassino. No. Questo secondo me è stato molto intrigante, diciamo, per chi leggeva, per i media. Allora non riuscivi a capire, dico, ma come, questi l'hanno arrestato, sembrava lui, avevano il sangue, quindi ormai, dimmi, Emanuele. Ah no, volevo farci aiutare da Igor per un'informazione molto tecnica, ma sto frullino, cioè questo questa sega circolare, cioè era stata realmente commissionata da un condomino? Cioè tu, che hai fatto una ricerca storica approfonditissima, puoi confermare che c'era il condomino, che ne so, che si chiamava Valerio Scrivo, che aveva commissionato l'acquisto, oppure no? Allora, lui, Pietrino Vanacore, sostiene qualcosa di condivisibile. Lui dice: nelle mie condizioni, avendo io una serie di problemi alla schiena, non me la sentivo francamente di mettermi a scartavetrare, raspare, no, la ringhiera del condomino che aveva chiesto appunto fosse riverniciata. Per cui, visto che dovevo fare anche altri lavori comunque, con la moglie, perché lui la chiama la moglie, la Peppa sarebbe la moglie, con la moglie decidiamo di comprare questo attrezzo, e cioè appunto questo strumento che tra le altre cose consente anche di ripulire una superficie metallica. Certo, anche di fare a pezzi dei tronchi, però... Anche di fare a pezzi dei tronchi, insomma, non i tronchi, diciamo, che stanno in una foresta equatoriale, ma qualche tronchetto
sicuramente sì. Allora, certo. Adesso, certamente, diciamo, se pensiamo a quell'uso del quale io francamente non voglio nemmeno accennare, però voglio direi che sarebbe stato possibile, anche se che cosa sarebbe accaduto dentro il luogo ove fosse stato, no, eseguito quella funzione, cioè, no, quel tipo di... della cancellata. Beh, insomma, l'altra cosa a cui accennavi, beh, insomma, ci saremmo ritrovati peggio che in una macelleria, o no? Ecco, ha ragione Igor, secondo me. E poi una cosa volevo aggiungere, se posso. Io ho parlato con una persona che ha abitato tantissimi anni in Via Poma, quindi conosce perfettamente il posto. E mi ha detto che comunque, sostanzialmente, i ruoli tra Pietrino e Giuseppa erano abbastanza distinti, cioè... Nella guardiola, in portineria, ci stava soprattutto la moglie. Lui era difficile che ci stesse, cioè lui era proprio uno che stava sempre a lavorare, a fare, a brigare, a fare lavoretti, in su, giù. Quindi, no, ma industrioso. Può darsi, ecco, insomma. Che... Però questo condomino non stava nella metà di sinistra, cioè quella di competenza di Nicolino Grimaldi? Mi sembra di ricordare che stesse... nella palazzina di fronte, dove ci sono dei balconi, sì. E perché non lo fa Grimaldi sto lavoretto? Perché probabilmente Grimaldi non ha la perizia per fare questo tipo di lavoretto, probabilmente scartavetramento e riverniciatura, ecco. No, forse non gli va di farlo. Di formazione lunghissimi, no? Beh, certo, sì. La vernice l'avevano comprata? Vabbè, io questo non te lo so dire, francamente. Cioè, un po' di minio, un po' di fondo, di aggrappante da dare sotto, dei pennelli, degli stracci da mettere a terra, o l'unica cosa che hanno comprato in fretta e furia è questo frollino? Quello che viene comprato sul momento sembra essere questo frollino. Ora, noi sappiamo che di fronte all'abitazione di Vanacore, per scendere nell'abitazione, cioè per andare nell'abitazione di Vanacore bisognava scendere delle scale, no? Perché stava a un livello diciamo, di seminterrato. Di fronte alla porta d'ingresso dell'abitazione, proprio di fronte, dove tra l'altro c'è una scorticatura evidente dell'intonaco, no? Una raschiatura dell'intonaco che viene fotografata durante un sopralluogo, perché a detta di chi era passato di là, due giornalisti del settimanale Visto, dove poi è stata fotografata questa scalfitura, questa raschiatura, in realtà c'era qualcosa che verosimilmente poteva essere sangue, almeno a sentire i due giornalisti, o intonaco, diciamo, con una macchia vagamente rossa. Ebbene, cioè proprio di fronte c'era un cantinotto che era in uso al portiere. Se dentro il cantinotto, oltre alle scale, perché c'erano delle scale, no? Ci fosse anche una latta di vernice? Una latta di vernice, questo francamente. Di pennelli cinghiale. Non è mai stato descritto. E quindi non lo sappiamo. Perché tutta questa fretta di andare a comprare questo affare, se poi non ho gli altri arnesi che mi servono. Professore, lei che ne pensa? Io penso che se voleva farne uno dei due un uso del genere, sarebbe andato da solo, non sarebbe portato un altro dietro. Quindi secondo lei lavorano in coppia? No, secondo me secondo me sono andato a comprare il frullino, come diavolo si chiama, che non so neanche come è fatto io. Perché dovevano fare un lavoro? Abbiamo acquisito la scheda tecnica. Fammela vedere, vediamo com'è. Penso che, insomma, penso che sarebbe veramente drammatico se fosse
saltato per la testa di compiere l'operazione della quale stiamo vagamente parlando, vagamente proprio per timore di dirlo, insomma, no? Sì, sì, diciamo che questa amnesia ha diversi accessori che possono essere montati e può assolvere diverse funzioni, tra cui quello di smerigliatrice, quello di... Però in genere questa funzione, chiunque l'abbia usata, l'ha usata in una vasca da bagno, e non credo che ci fosse una vasca da bagno nell'ufficio, quindi comunque questa cosa andava fatta non in quell'appartamento. Cioè, voi, lei, professore, sta dicendo, nel caso in cui questo gruppo, perché qui si inizierebbe a profilare la possibilità che fosse un gruppo, se avesse deciso di, magari non perché ha commesso il delitto, ma perché qualcun altro dall'alto, no? Cioè dall'alto nel senso, non dall'alto dai piani alti, ma dall'alto maniera, dell'autorità, della sua autorità. Dall'alto della sua autorità avesse detto, dobbiamo... Autorità malefica, ma autorità. Malefica, certo. Avrebbe detto, noi dobbiamo sbarazzarci di questo incidente di percorso, che non sappiamo chi sia l'autore, però qui sono arrivate pressioni dall'esterno per eliminare questo problema. Può darsi, secondo lei, che a quel punto si sia innescata una catena? È in contraddizione con quello che vediamo sulla scena del crimine, perché tu la pulizia la dovresti fare dopo il depezzamento, non prima. Lo fai dopo, se hai deciso di fare una cosa del genere. Invece lì viene fatto prima. Che fai? Prima pulisci, poi risporchi, poi ripulisci. Non ha senso. Quindi questo frullino è una mera coincidenza? Secondo me è una mera coincidenza. Igor. Cioè, qualunque cosa sia successo, non credo che era previsto il depezzamento, né da parte di... proprio da parte dell'assassino, chiunque egli fosse. Resta il fatto che Pietrino Vanacore ha due buchi nell'alibi che forse sarebbe stato facile, no? Cercare di dimostrare che cosa, appunto, forse sarebbe stato facile dimostrare che cosa avesse fatto in quei due segmenti temporali del 7 agosto. E però lui propone tutta una serie di spiegazioni che durano nemmeno lo spazio di un mattino, no? Cioè vengono facilmente contestate. Ecco, allora, che cosa è accaduto tra le 17 e 10 e le 18 dentro la palazzina B di Via Poma? Questo sarebbe importante, diciamo, capire in base agli elementi che abbiamo. Noi quello che sappiamo fino a questo momento è che molto probabilmente, quasi certamente, ci sono state due telefonate, e quello sembra essere proprio il lasso di tempo tra la prima e la seconda. Forse addirittura la seconda poteva essere in corso, no? Se spostiamo leggermente l'inizio della prima telefonata a qualche minuto prima delle 17. Ci fai vedere il frullino intanto, se puoi, Emanuele. Quello che però è accaduto dopo, noi non lo sappiamo. Scusa Igor, quando è stato visto dopo le 18 Vanacore? A che ora? Da chi? Cioè lui dopo le 18 non era insieme all'altra famiglia lì, proprio dove era la vasca? Dunque, allora, la storia si svolge così. Per andare da Via Poma a appunto questo luogo dove c'era la ferramenta ci vogliono 4-5 minuti, quindi dobbiamo ipotizzare che lui si sia incamminato verso questa via Settembrini
intorno alle 18 meno 5, no? Sì. Comunque, secondo i due gestori della ferramenta, arriva lì da solo intorno alle 18. Quindi magari è arrivato qualche minuto prima, quindi si restringe l'arco temporale nel quale Pietrino non è in grado di spiegare che cosa ha fatto. Forse è arrivato qualche minuto dopo e allora questo arco temporale si estende ancora di più. Che cosa fa Pietrino? Fa una trattativa con il proprietario della ferramenta. Era presente anche la sorella del proprietario. Quindi due persone testimoniano che intorno alle 18 Pietrino Vanacore da solo fa una trattativa. Il prezzo viene stabilito, non ricordo, 175, 185, insomma qualcosa del genere. Pietrino dice che non ha i soldi. Allora, a me un elemento che ha colpito è proprio questo, no? Tu vai a comprare appunto un frullino, una merigliatrice e fai la trattativa, però poi dici che non hai i soldi. Quindi evidentemente nella sua ingenuità pensava che questo attrezzo costasse meno, perché qualche lira forse ce l'aveva in tasca. Forse per questo trattava. Forse per questo voleva appunto trattare. Comunque, o ne voleva uno più piccolo magari. O magari ne voleva uno più piccolo, non lo so. Fatto sta che torna, dopo aver finito la trattativa, in via Poma. Quindi, il modello ve l'ho inviato in chat. Altre 5 minuti, poi deve scendere le scale, andare a prendere i soldi, risalire le scale, uscire. A questo punto si accompagna con Nicolino Grimaldi e probabilmente dice a Nicolino: guarda, io vado a comprare una smerigliatrice angolare e se tu vuoi venire con me ci andiamo poi a prendere un caffè. E certo. E guarda caso, no? Mentre tutto questo accade, quindi lui torna lì, compra, poi vanno a Piazza Mazzini, l'unico bar aperto era quello. Mentre tutto questo accade, Giuseppa De Luca dovrebbe aver visto uscire qualcuno, attenzione, perché va letto con attenzione il verbale della De Luca. La De Luca non ha mai detto io ho visto uscire qualcuno dalla palazzina B. Lei con la coda dell'occhio dice di aver visto qualcuno uscire dal cortile, cioè transitare accanto a lei e dirigersi verso l'uscita. Lei dove stava? All'altezza della fontana. Allora, la fontana a forma, diciamo, rettangolare che, o quadrata, insomma, che sta lì dentro, diciamo, il cortile principale di Via Poma, quello che è visibile anche dall'esterno, anche dalla strada. Ecco, allora, chiunque è stato lì, beh, sa che, ma anche chi non c'è stato, perché noi glielo stiamo raccontando, no? Lei è seduta, con la coda dell'occhio vede uscire, dice di aver visto uscire questa persona, ma lei non sa se quella persona è uscita dalla palazzina B. Quella persona la riconosce? Potrebbe essere, lei sembra riconoscerla, perché è anche il suo lavoro quello, no? Non è che può entrare chiunque. Esatto, sembra riconoscerla e sembrerebbe che è appunto un ragioniere, tale Fabio Forza, che però sembra proprio, come dire, sembra un riconoscimento sbagliato,
perché il ragioniere è partito alla fine del mese per la Turchia, e quindi siccome sta in Turchia e non è che ci voglia molto, no, la squadra mobile, diciamo dopo qualche ora capisce che il portiere, no, cioè che il ragioniere non può essere. Ma non contenti di questo, fanno addirittura un'irruzione, no, dentro il luogo dove solitamente, che questo posto che viene chiamato Studio Izzo, dal nome appunto del principale gestore di questo spazio, che non ha niente a che fare con quell'altro, con Izzo, pare non abbia nulla a che fare. Allora, intanto la portiera non può dire di averlo visto uscire dalla palazzina B, poi sbaglia il riconoscimento, lei in realtà indica anche Salvatore Sibilia, ma Salvatore Sibilia in quel momento è a letto con la moglie, anzi probabilmente si sta facendo una doccia, perché è stato svegliato da Luigina Berrettini qualche minuto, anzi qualche, in realtà un po' di tempo prima. Forse a quell'ora Salvatore Sibilia si è già fatto la doccia, quindi poi cos'altro faccia? Però lo dicono loro, lo dicono loro, marito e moglie. Lo dicono marito e moglie. Perché dovrebbe essere Sibilia? Cioè, Sibilia assomiglia a Forza? Nel modo di camminare, dice la Giuseppa De Luca. E cioè, nella berretta che portava. E nella berretta che portava. Praticamente cioè, ci sono questi due elementi. La berretta. Cioè, cammina come uno che ha i piedi piatti. E ha questo cappellino da, diciamo, da chi c'ha il motorino. Poi a processo, se posso un attimo intervenire, sì. Lei a processo dirà anche, a domanda precisa del PM, era un uomo. 20 anni dopo, hai ragione. Però lei dice, era un uomo, non era un ragazzo. E pare che voglia, come dire, voglia dare il suo contributo a scagionare Busco, perché questa è stata l'impressione. Io c'ero quando l'ha detto, no? La guardavo, no? È come se lei avesse voluto dire, no, ma che c'è sta a fare questo qui, no? Io ho visto uscire un uomo, cioè non quel ragazzino là, no? Questa persona camminava come se avesse i piedi piatti o camminava zoppicando? Piedi piatti, dicono, un po' remissivo, ecco, diciamo. Sì. Però c'è una cosa a me che stupisce molto. Questo posso dice dire. La De Luca. Questa persona che esce, quello che dice la De Luca, naturalmente, ha ragione Igor a sottolinearlo, lei lo dice. Secondo lei aveva uno spolverino addosso, una camicia, dice inizialmente, poi dirà uno spolverino, di un color carne, verde chiaro, dipende, però come Igor sottolinea sempre, noi siamo abituati a vedere delle foto degli anni 90, quindi per dire. Allora, in quell'ufficio, sopra una sedia, è stata trovata una cintura di uno spolverino. La cintura era di Maria Luisa Sibilia, che dirà negli interrogatori, lei dice, quella mattina pioveva, mi sono presa lo spolverino, quando me ne sono andata lo spolverino me lo sono presa, mi sono dimenticata la cintura. Ecco, io credo che nessuno abbia controllato se questo spolverino c'è, non c'è. Lei dice che ce l'aveva ancora, però io penso che nessuno lo dice c'ha. Durante la deposizione a processo, bravo, sì, ecco. Lei dice che ce l'ha ancora, lo conservo ancora. Benissimo, però nel 90 io penso speriamo che nessuno... non lo butti stasera. No. Ma soprattutto speriamo che, come dire, cioè speriamo, a me viene da chiedere, no, ma perché non hanno mandato immediatamente una volante dopo aver assodato che il povero ragioniere Izzo, no, Izzo, Forza, Forza, no? Fabio Forza era
in Turchia non hanno dirottato le volanti a casa appunto della Sibilia per verificare. Niente di male ci sarebbe stato, visto che alcune persone l'hanno fatto, volanti che partono la mattina presto, con altri mai. È una domanda che bisogna farsi. Ma forza, che è andata a fare in Turchia? In vacanza, credo. In vacanza. E anche lui aveva i piedi piatti. Ma... Così dice la portiera, siccome pare che fosse un'attenta osservatrice, visto che con la coda dell'occhio è riuscita a vedere il cappelletto, il modo di camminare, lo spolverino. No? Scusa, ma dov'era la portiera rispetto a questo signore? Sulla vasca. Non dentro la vasca. Quindi diciamo, l'ora è tarda. Questo signore con lo spolverino, ma c'era solo lei lì alla vasca? Stava guardando in quel momento, lei dice, stava osservando il nipotino. Il figlio dell'altra portiera, credo il nipote dell'altra portiera, perché lì era appunto era una doppia coppia, no? Diciamo di portieri, e quindi stava badando che non cascasse dalla bicicletta, però con la coda dell'occhio vede questo signore maturo, quindi insomma un uomo che esce, che ha i piedi piatti, che cammina come chi ha i piedi piatti, che ha questo cappellino con visiera. Allora insomma non c'era l'obbligo del casco, quindi si andava in giro era sufficiente con il famoso cappellino con visiera. Ti faccio una domanda, Igor, appena hai finito di... E poi anche lo spolverino. Certo, quello che sottolinea Giacomo è molto interessante, no? E porta verso una certa direzione. Ora, il problema è che noi abbiamo la parola della portiera e abbiamo la parola della signora Maria Luisa Sibilia, quindi non possiamo andare oltre, purtroppo, no. Come si dice, siamo fermi. Hai ragione tu, Igor, ma la domanda importante, quella che hai fatto tu, non è tanto, non è che sta a noi dire l'ipotesi, è dire perché per Fabio Forza, esatto, volanti che partono, che suonano, addirittura no, scavalcano dalla finestra, vanno a circondare, vanno dalla madre, mi pare, suona. Mentre per questi altri no. Allora è una domanda che bisogna farsi. Beh, ma mica sarà stata la Sibilia, che ne so. Non possiamo dire nulla. Cioè, scusa, la ha detto che era un uomo. No. Io non sono sicuro al 101%. Non possiamo dire nulla. E Luca ha detto che l'uomo che ha visto uscire con lo spolverino e la visiera da motorino era un uomo, era un maschio. Sì, certo. Cioè, tu dici, vedi uscire uno con lo spolverino da donna ed è un uomo, insomma, forse ci banda no, di più. Dico, non può essere stata la Sibilia, quella lì dell'avvistamento, sebbene quello potesse essere il suo spolverino, perché la signora ci ha detto che era un uomo. Sì, però... Esiste anche la possibilità che fosse un inquilino, non si sa bene chi, che abitava nella palazzina D o nella palazzina F, no? Poniamo che fosse l'assassino. Scusate, abbiamo una chiamata e poi andiamo in finale, ok? Ok. Sì. Bene. Pronto? Sì, pronto. Sono ecco. Paolo, buonasera. Ciao. Buonasera, allora, io ho chiamato già altre due volte, e continuo a ribadire questo. Allora, ci sono due testimonianze. Quello del colonnello danese mi dice una cosa su un soggetto ben particolare, e quello della testimonianza, del ristoratore dei castelli romani, che anche quello dicono entrambi. Cioè, se voi comparate queste due dichiarazioni, mi state ascoltando? Sì. Sì, ok. Se voi comparate queste due dichiarazioni,
sono, diciamo così, ovviamente sono contesti differenti, ma riguardano un soggetto che ha un Peugeot 505 bianco. Entrambi, lo dicono entrambi. Io non capisco perché continuate a, scusate se è una polemica, ma cioè non è una polemica vera e propria, ma comunque è una cosa un po' polemica, nel caso, cioè continuate a cercare i, come dire, i colpevoli all'interno di quegli uffici, di quel palazzo. Io ve lo dico anche in questa maniera. Allora, i RIS avevano analizzato circa più di 30 DNA dei soggetti variamente coinvolti, comparandoli con quelli del telefono, della porta, eccetera, eccetera. Di questi nessuno combaciava con quel profilo. Cioè, non mi viene il dubbio che l'assassino non sia una persona esterna a quell'ambiente, chiamiamolo così, ambiente, a quegli ambienti, diciamo così, all'AIEG, al palazzo, e sia un esterno. Cioè, noi sappiamo, ad esempio, perché prima è stato detto che Simonetta a un certo punto della giornata, prima di andare a lavoro, aveva ricevuto una telefonata ed era andata in camera sua a parlare con questa persona. Non si sa con chi abbia parlato, con chi ha parlato. Allora, io mi permetto solamente di interromperla per dirle che noi abbiamo valutato con attenzione i tre episodi che lei ci ha menzionato. Ovviamente noi abbiamo già un'idea chiara e precisa di come stanno le cose, stiamo però cercando di escludere in maniera assoluta tutto ciò che non c'entra. Non verremo mai qui a parlarvi della persona che secondo noi è l'assassino. Sì, ma io sto dicendo una cosa, aspetti, non ho capito bene, io sto dicendo che questo soggetto qua è ancora uno sconosciuto, non è un nome conosciuto, è il soggetto visto da Danese. Ma scusate, ma il 7 agosto del 90, ma chi va di pomeriggio in un ufficio semipubblico, pubblico, cioè in un ufficio a chiedere delle informazioni, cioè di pomeriggio il 7 agosto? Cioè, beh, io le posso rispondere chi ci va il 7 agosto di pomeriggio agli uffici dell'AIAG. E chi ci può andare? Un ragazzo che vuole fare una tessera, perché i tesseramenti venivano eseguiti in fasce orarie particolari. Però io più di questo non posso dirle. Allora, un ragazzo che si fa la tessera dell'AIAG, quindi questo soggetto qua è uno che ha un Peugeot 505 bianco, vabbè, bianco. Questo non lo sappiamo, mi perdoni anche, se no, l'interrompo. Perché lo dice Danese. No, lui dice un'auto che poteva essere una Peugeot 505 bianca. Ah, ma lui vede questa macchina, sale su una macchina, questo doveva farsi un, come dire, un pass per gli ostelli della gioventù, ma cioè non ha molto senso, scusate. Ma poi non sapeva che gli uffici erano chiusi di pomeriggio? Cioè, uno va in forma. A quanto pare no, perché c'erano degli spazi orari dedicati proprio per le attività di tesseramento. Appunto, sapendo che ci sono degli spazi orari dedicati, non va in orari non dedicati. Anche il pomeriggio. Sì, ma quel pomeriggio no. Cioè, se uno va a fare una tessera dell'AIA, andava a fare una tessera dell'AIA, si sarebbe informato sugli orari. Scusate, ma poi cioè, certo. Qui c'è abbastanza la logica. Se quel sangue sul telefono è sulla porta, ma poi c'è anche sull'ascensore dove c'è un profilo, e l'ha pubblicato lei sul sito di Via Poma, cioè sulla pagina Facebook di Via Poma, Patruno, c'è un profilo completo, autosomico e Y. Ma scusate, ma quel profilo non appartiene né a Busco, né a Sibiglia, né a nessuno. Ma vuol dire che è un soggetto esterno. Cioè, però ci sono altri profili lì dentro che non sono stati raccolti, di altri soggetti. Certo, le faccio una domanda. Più, lei francamente, ha idea? Non possiamo proprio dire in una trasmissione pubblica, però nel mentre, almeno per quello che mi riguarda, no, io dicevo... intanto gli uffici talvolta restavano aperti anche il pomeriggio, comunque c'erano degli straordinari che venivano fatti, quindi c'era gente anche il pomeriggio. Allora, chi fosse questa persona è stato detto, è stato ipotizzato, è stato raccontato, ma è stato raccontato da persone che secondo me non hanno abbastanza credibilità.
e che potrebbero raccontare quello che vogliono, no? Non sto parlando di danese, sto parlando di chi ha diciamo dato una fisionomia, no? Un nome e un cognome a questo soggetto visto entrare, no? E poi per quello che riguarda il ristoratore, è una storia che ho ricostruito nei dettagli, perché sono andato a parlare con il giornalista che l'ha raccontata per primo, abbiamo visto gli appunti, siamo tornati insieme. Mi scusi. Al lago di Castel Gandolfo, dove si trova questo ristorante. Allora la mia impressione è che c'era tanta buona volontà, no? Ma che poi soprattutto sulle caratteristiche della macchina, sulla fisionomia di questo soggetto, le idee erano abbastanza confuse, no? Cioè non c'era nessuna certezza. Allora lei mette insieme questi due elementi, è suggestivo, è interessante, no? E credo che debba essere tenuto in considerazione, no? Però, così come lei dice questo, io le posso dire che altri soggetti, legati non agli uffici AIAG, ma al comprensorio di Via Poma, che erano presenti quel giorno lì dentro, non è stato fatto nessun confronto con con il DNA, con quello che io ho pubblicato. Ma lei è sicuro di quello che dice? Hanno fatto sì, più di 30 sono profili. Sicuro di quello che dico. Sono sicuro di quello che dico. Perché io sono sicuro di un'altra cosa. Io ho sentito, penso su YouTube, me lo ricordo, ma adesso non mi ricordo, la Calò, cioè la PM del processo Busco, leggere in aula la testimonianza di questo ristoratore in modo preciso, e quello che lei racconta su questo tipo torna, in un certo senso si incastra perfettamente con quanto dice Daniel. Non solo, questo tipo dice, cioè il ristoratore dice che questo è un fotografo Firenze, io l'ho già detto, e perciò che si trovava fuori Italia durante il periodo, diciamo così, delle indagini, persino a novembre, dicembre, diciamo così. Però dice una cosa ben precisa, cioè questo fotografo qua, e noi sappiamo che nella borsa di Simonetta sono stati trovati dei negativi fotografici e nessuno ha saputo dare una spiegazione, né i parenti, né la sorella, nessuno, perché si trovavano quei negativi fotografici nella borsa. Non solo, ma Simonetta, a quanto pare, il giorno era vestito un po' più elegante, come se avesse una specie di appuntamento, anche in gioiellata, e questo dimostra il fatto che lei aveva una, per me, per carità, aveva un appuntamento con un soggetto, un altro soggetto, cioè questo, almeno secondo me, questo è, cioè, quello che penso è questo. Cioè, com'è possibile che nessuno valuti un soggetto esterno all'AIAG, cioè soggetto esterno all'AIAG, al palazzo? Scusa Paolo, ti posso fare una domanda? Ma sì. Questo sì, capisco, hai ragione. Tutte le piste vanno battute, anche questa che dici tu. Ma secondo te questo che ha visto danese aveva già intenzione di uccidere Simonetta? Oppure il delitto no. È avvenuto d'impeto? Secondo me, no. Secondo me questo tipo lì dentro, per me è la mia opinione, per me è successo un qualcosa là dentro. Io, guarda, vi dico questo, secondo me è la mia opinione, per carità, questo non voglio, però secondo me, diciamo così, lei si è spogliata anche volontariamente. Poi è successo un qualcosa ed è partito, perché si sa che ha colpito con uno schiaffo e l'ha uccisa. Cioè, questo sicuramente è un tipo... c'è uno psicopatico, e cosa volete che c'è un'altra definizione? Non... Però secondo me lui aveva un appuntamento, probabilmente un appuntamento anche, diciamo così, galante, e è successo qualcosa e l'ha ammazzata. Io penso così, è una cosa casuale, ed è per quello che non si riesce a provare, perché questo qua è un fantasma sostanzialmente.
perché nessuno è andato a verificare i fotografi a Roma che avevano la Peugeot 500, per fotografi freelance, per altro, Peugeot 505, e non solo. Molto, per me forse c'è anche un'altra cosa, cioè che questo tizio qua qualcuno l'abbia inquadrato, ma poi hanno preferito lasciarlo stare, perché in un certo senso portava a rughe. Sulla Peugeot 505 le posso dire che io ho visto il foglio con il quale sono stati poi riassunti gli accertamenti svolti e ahimè non vi è stato nessun riscontro. Poi io le vengo incontro dicendole: se questa macchina, anziché essere una 505, era, che ne so, una Passat, o invento, io di macchine non ne capisco nulla, o se l'auto era a prestito, o se l'auto fosse stata presa senza dirlo al papà, tanto per dire, è chiaro che diventa complicata la faccenda. Sì, però Danese parla di un tipo di 35 anni, ma non solo, vuol dire che il papà aveva lasciato l'auto anche per andare al ristorante, tornare al ristorante della sempre la solita auto. Cioè, Peugeot 505 non è che ce ne siano, cioè non è come la 1. La 500. Ce ne sono poche, anche a Roma, che è una grande città, ma non ce ne saranno migliaia. Quindi è possibile risalire. Secondo me, guardi, il mio sospetto, anche per quello che hanno fatto, per agganciarmi quello che hanno fatto dopo con Feller, tutta la questione, secondo me è questo: l'hanno inquadrato, hanno probabilmente ci arrivavano e dopo hanno preferito lasciarlo stare, perché questo era un fotografo che lavorava con alcune testate romane, e quindi questa è la mia opinione. Se Patruro commette un delitto, non è che lo lasciano stare. Sì, però sa, diciamo così, che non ci sono certe piste che non vengono battute perché magari si ha paura, cioè la stampa comunque all'epoca aveva una certa importanza. Uno che lavora per Repubblica. Però non è che ci coprono il giornalista, no? Non esiste. No, non coprono, però dicono: questo è questo tipo, questo ci siamo arrivati, oppure lasciamo perdere questo tipo. E poi può darsi, anzi, le due testimonianze, Danese con quello del ristoratore, sono differenti come epoca, quindi uno poi non so, io la penso così. L'abbiamo analizzata anche noi questa cosa, l'abbiamo analizzata, però ci sono tanti altri particolari che vanno tenuti presenti e che sono appunto che il riconoscimento non è preciso, che la descrizione che viene fatta non è particolarmente corrispondente, che addirittura no, Radice, il giornalista della Repubblica che pensa di aver parlato con questo soggetto il giorno dopo, no? Lui fu consulente appunto della trasmissione di Augias dedicata al delitto di Via Poma. Stiamo parlando della fine del 1990 e dopo quella trasmissione Radice ha ricevuto realmente una telefonata nella redazione della Repubblica, l'ha trascritta, lui dice che forse ha parlato con quel soggetto. C'è un noto psichiatra che ha lavorato tra l'altro anche per i servizi, che sostiene addirittura, no, di averlo avuto in cura e quindi che sostiene di sapere chi è, ma noi siamo sicuri del riconoscimento? Cioè questo soggetto è quello che ha telefonato o è l'ennesimo depistaggio? Cioè alla fine noi ci siamo posti tutta una serie di domande che ci hanno portato non ad escludere totalmente questa pista, ma a capire, dare delle priorità. Che, esatto. Scusi, il DNA, che forse ci sono altre priorità, no? Non gli è stato preso il DNA,
che forse quel DNA è di un altro soggetto che cioè, aspetti, il che DNA magari stava là dentro, che magari là dentro ci abita. Allora, il DNA della porta, cioè del sangue della porta, del telefono, cioè ci abita cioè, in una stanza del delitto, no, c'è il DNA di un altro soggetto. Attenzione. Allora, dobbiamo distinguere, no? Perché ci sono la bellezza di quattro diversi DNA. Il primo DNA è quello ricavato dalla perizia Lago Garofano nel 1998 dalla traccia lato interno della porta. Okay. Il secondo DNA è quel DNA che è incompleto, non è mai stato confrontato con nessuno. Che cosa ci hanno fatto, francamente, no? Non si sa. No, certamente non è di Ragnaro Busco, ecco. Sì, certo. Dopodiché c'è il DNA che è stato ricavato, diciamo quello minoritario che è stato ricavato dalla traccia lato esterno della porta. Quello l'hanno mandato addirittura in Spagna dalla dottoressa Lareu, e la dottoressa Lareu ha detto che quel DNA minoritario, no, può essere di tutti e di nessuno. Poi c'è il DNA che è stato trovato sul corpetto. Ma quel DNA appartiene a Ragnaro Busco, almeno, no? Tra l'altro, sì, tra l'altro se mi consenti di dirlo, Paolo, tra l'altro, con qualche dubbio, ma soprattutto più di uno. Più di uno, sembra che lì, no, non ci sia solo il DNA di Busco. Dopodiché c'è il DNA, che è anche quello incompleto, ma è confrontabile invece, che è stato ritrovato sul vetro dell'ascensore, cioè che è stato ricavato la traccia è quasi ematica. Quindi stiamo parlando di quattro profili genetici. Sì. Ecco, no, volevo chiarire questo, no? Ecco. Ma perché se no non ne veniamo a capo. Appartengono a quei 30 e passa soggetti? Io le sto chiedendo questo. Analizzati? No. Quindi è per forza un soggetto che non è stato analizzato. Cioè, questo sto dicendo. Rispondo. Di queste quattro campionature distinte, tre sono di una qualità molto bassa, una di queste invece è di una buona qualità. Di queste, diverse sono frammentate e commiste, e sinceramente quella che e non sono comunque confrontabili tra di loro, cioè avremmo, e questo ne avevamo parlato a lungo, addirittura almeno 5 DNA, di cui se ricordo bene sono 2 femminili e 3 maschili, in tutte le varie campionature che sono state fatte. Però ci si fa poco con queste, e non coincidono né tra di loro, si avvicinano a qualcuno, ma non bastano. Va bene. Comunque io sono intervenuto per dirvi questo, l'avevo già detto e l'ho ribadito. Per me la strada è questa, poi ognuno fa, grazie, se voi state seguendo un'altra strada. Potrebbe essere una delle strade. Sì, però il tipo, cioè l'ignoto in questo caso è molto probabile, cioè probabile. Va bene. Buona notte a tutti. Grazie Paolo, buona serata. Daniele, scusami. Mi senti, Daniele? Sì, eccomi. Prima di chiudere, posso fare una domanda a Igor? Chiudere un discorso che lui aveva iniziato? Sì, vai. Ti volevo chiedere, Igor, a proposito dell'avvistamento che ha fatto la Peppa. Io
ci sono stato una sola volta in questo complesso condominiale, quindi non ho una grande memoria. Proponiamo che lei abbia raccontato la verità, che quello è l'assassino. Faccio un'ipotesi, giusto perché sì, sì. Ma l'assassino avrebbe fatto quel percorso per uscire? Secondo cioè, me intendo no. dire, appunto. Secondo me no, a meno che non fosse qualcuno veramente come, fuori, cioè che ancora che davvero stava scappando. Ecco, posso insomma farti questa domanda allora, Carrello? Se questa persona dall'appartamento fosse uscita dalla finestra aperta del bagno, dove sarebbe andata a cadere? Ma siamo al terzo piano. Si sarebbe fatto male. Ecco perché zoppica. Ma il terzo piano un po', forse avrebbe avuto più di no. Professore, lei si lancerebbe anche dal quinto, lo sappiamo. Noi no, quello che ha detto direi, poniamo che sia davvero... lei dice, ho visto Sibiglia, ho visto Forza. Forza non può essere. Poniamo che fosse Sibiglia, giusto perché l'ha nominato lei. Ma Sibiglia... Ma l'ha detto lei, di... non lo sì, siamo. Sì, 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 no, ma diciamo l'ha detto lei, diciamo, guarda, ha visto proprio giusto. Ma Sibiglia, in questa ipotesi, sarebbe uscito di lì, non si sarebbe accorto che lì c'era la portiera, sarebbe passato male, avrebbe fatto un'altra strada. Siccome non conosco io il complesso, poniamolo come se fosse vero. Così lui avrebbe avuto le chiavi delle cantine e quindi sarebbe arrivato vicino alla palazzina dietro e sarebbe poi tornato. Ma poniamo che non aveva in quel momento le chiavi delle cantine, perché non è entrato con questa intenzione e poi è successo. Lo faccio per un ragionamento. Nel mazzo che lui aveva dato alla moglie, che la moglie aveva dato a Menicocci, c'erano le chiavi delle cantine. Sì, sì, ma io voglio fare un ragionamento. Poteva avere tutto, ma quel giorno non ce l'aveva. Sarebbe uscito di là, giusto per escludere. Se ha preso le chiavi di Simonetta, le aveva. Però, insomma, tu dici, fai un ragionamento per assurdo. Non le sì, ha. Esatto. Ecco, sarebbe uscito di là, avrebbe fatto questo, era obbligato a fare questo percorso. Cioè doveva per forza passare davanti alla portiera una volta uscito dall'edificio. Se fosse stata chiusa anche, che però insomma noi sappiamo che resta aperta proprio in quel lasso di tempo là, no? La porta che congiungeva con la palazzina posteriore, la palazzina posteriore che appunto ha poi l'uscita a via Andreoli, no? Beh, non sarebbe uscito di là, ecco. Potrebbe l'altro cortile. Abbiamo sarebbe... in finale una chiamata. Ok, grazie Daniele. Pronto? Buonasera a tutti, sono Roberto. Buonasera. Ciao Nero. Roberto, ciao. Tutto bene? Bentornato. Grazie. Niente, io volevo solo fare un'osservazione a proposito di quella persona di cui si parlava vista prima. Da Danese. Esatto, di quella, ma in particolare è stato detto che questa persona, che potrebbe anche essere la stessa che ha telefonato poi al giornale dove lavorava Radice, è una persona che... Non lo sappiamo che... Roberto, non lo sappiamo, poi, diciamo poteva che essere, sociale... poteva non è, ecco. L'unica cosa che mi pare di capire è che questa persona è stata identificata da un'altra persona in un suo libro dove sono state riportate le iniziali. Mm-hmm. Non da lui, ma da chi l'ha avuto in cura. Ecco. E a chi l'ha avuto in cura, che poi doveva essere il Bruno. Bruno. Esatto, Bruno. Questa persona qui, da quello che so io, aveva nel 90 50 anni. Anzi, 40 anni, chiedo scusa. Aveva nel 90 40 anni. Per cui se la persona vista da Danese ne aveva 25-30, forse non era quella. Magari è un tipo giovanile. Magari è un tipo giovanile, però... Tra 25-30 e 50, oltre Roberto, che giovanile aspetta, il tipo, hai detto anche una cosa il carabiniere molto interessante, il colonnello Danese... Roberto, hai detto una cosa molto interessante. E cioè, è molto probabile, no, che il ragionamento che tu hai fatto... no, sia esattamente il ragionamento giusto. Ecco, allora è evidente che noi ci troveremmo di fronte all'ennesimo
depistaggio o tentativo di depistaggio. Ecco, allora, ecco, ammesso io che sia vero, no? Io di questo che ha telefonato sul giornale ci credo, cioè se uno vuole star nascosto, sta nascosto, cioè, bravo Roberto, bravo, la penso anch'io così, cioè se uno vuole sta coperto, ma perché e non chiama? Telefona al giornale per dire che non vuole dire chi è, sta zitto e muto, esatto, no? Anzi dice a radice voglio essere lasciato in pace, ma come? Dici che vuoi essere lasciato in pace e chiami no, il cronista, uno dei redattori più importanti della Repubblica, cioè capito, che ha appena fatto da consulente ad Augias a telefono giallo in una trasmissione che hanno visto milioni di persone, cioè, però ripeto, un vuol colonnello, dire che non stai bene, no? Cioè, un colonnello dei carabinieri non scambia un 25enne con un quarantenne, lo penso anch'io, lo penso anch'io. Era solo questa l'osservazione. Abbiamo un ma secondo te chi era questo signore visto dal colonnello Danesi? Te mi fai sempre questa domanda. E che ne so io? Lui non ti risponde mai, non ti risponderà mai. Non ti risponderà mai, non ti può rispondere perché se non ti posso risponde... rispondere perché sennò rischio di finire chissà dove. Esatto, se becca una querela se ti risponde. Ma io non lo so chi era, era sicuramente una persona che aveva 25-30 anni, molto probabilmente, non una persona che ne aveva 40, ecco. Bisognerebbe vedere di nuovo, magari in una delle vostre trasmissioni, mostrare, anche se è una trasmissione radio, però finite su YouTube, l'identikit, e poi confrontarlo con le persone interessate e vedere se c'è qualcuno che gli assomiglia. Che cosa vi devo dire? Cioè, tu dici con i 31 a cui hanno prelevato il DNA. Magari, ecco. Sì. Ma penso che l'abbiano fatto, no? Non lo so. Boh, secondo me non l'hanno fatto. E allora diciamogli di farlo. Secondo me non l'hanno qualcuno, fatto. Magari qualcuno gliel'ha anche detto, perché non è che basta dire le cose alla procura perché poi la procura agisca. Infatti. Cioè, magari uno gliel'ha pure detto e tutto fermo lì lo stesso. Cioè non è che qui uno va lì e gli dice una cosa e tutto si muove, magari qualcuno gli ha anche detto qualcosa ma non si muove niente lo stesso. Roberto, per questo no, molto probabilmente forse è necessario, adesso io non lo so che cosa accadrà Roberto, però se partisse davvero una commissione d'inchiesta parlamentare che si ponesse una serie di domande, no, e cercasse di trovare delle risposte a queste domande, no, sul perché ad esempio le indagini sono state fatte in un certo modo, sul perché alcune persone sono state tenute fuori, cioè o comunque non sono state nemmeno sentite, e sono passati 2 anni, no, prima che però qualcuno se ne ricordasse vagamente, sono, e che ci sono così preparato, cioè tu Roberto tu lo sai, noi non lo diciamo pubblicamente, ma c'è una persona che ha detto di aver visto Simonetta, di averci parlato, di averla conosciuta lì dentro. Questa persona non è mai stata interrogata. Cioè, non te ne rendi conto di questo? Ecco, allora è evidente, no, che c'è bisogno di approfondire. È evidente che c'è bisogno di chiedersi perché queste cose sono accadute. Magari l'hanno pure interrogata, eh? No, non l'hanno interrogata. Vabbè, comunque niente. Io l'hanno interrogata e non hanno fatto nessun. È una donna, quindi. Nessun verbale. Chi lo sa? È interrogata. Interrogata. La persona ha detto. No, sì. No, l'unica cosa che non capisco è come la commissione d'inchiesta, ecco, io su questo sono un po' ignorante, ma le commissioni d'inchiesta non devono essere legate a un che di politico. No, no, assolutamente, assolutamente. Cioè, nel senso che ambiente, territorio, ordine pubblico, sicurezza. Esatto, l'importante perché io è che mi sono perso la prima mezz'oretta di trasmissione, purtroppo, e quindi poi magari me la risentirò e non, magari è stato detto qualcosa in proposito e non. Sì, sì, guarda, Roberto Morassutta ha spiegato molto bene il senso di questa commissione, l'ha spiegato bene,
Naturalmente adesso bisogna vedere che sviluppi avrà, se avrà sviluppi. Comunque una commissione può interrogarsi sul perché non è stato trovato, diciamo, perché le indagini sono andate in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Ecco, perché alcune persone non sono state interrogate, perché alcune persone sono state interrogate solo dopo 2 anni, perché certi alibi non sono stati verificati. Ecco, sono tutte domande, no? Domande alle quali probabilmente bisogna, è necessario trovare delle risposte. Certo, almeno certo. Questo, ecco. Questo sì. Comunque, ecco, l'unico scopo di questa telefonata per me era quello. Questa persona, citata in un libro con le iniziali e quant'altro, a me risulta che avesse 40 anni. Se il colonnello danese ha visto un ragazzo di 25-30 anni, possiamo escludere che questa persona sia quella vista dal colonnello. E io la penso come te. Aveva 40 anni, scusate, non so, detto 50, ho sbagliato. 40 anni perché 40. Nato nel 50, anni, quindi sì. 40. E non ho capito una cosa. E secondo questa fonte, sarebbe stata un paziente psichiatrico del professor Bruno. Questa è un'informazione che ho dato io. Me ne assumo tutta la responsabilità. Così dovrebbe essere. Così dovrebbe essere, però, sì. E che ci faceva lei quel giorno? Ma io non metto in dubbio che questa persona citata in quel libro con quelle iniziali sia stato un paziente di Bruno. Io sto mettendo in dubbio che quella persona sia stata quella vista da Danese, poi magari quell'altra è stata paziente di Bruno. Sì, sì. Esatto, no? Esatto. Che cosa ci facesse lì non lo sappiamo, perché se non sappiamo che mestiere facesse è difficile capire che ma cosa sì, magari il mestiere ci arriviamo a scoprire che mestiere faceva. Mm. Magari lo sai anche tu che mestiere faceva. Quella che sarebbe stata in cura da Bruno, lo so che mestiere faceva, sì. Quindi lo sappiamo che mestiere faceva. Lo sappiamo che mestiere faceva, sì. Ok, dai. Però non vogliamo entrare nei particolari. Buon proseguimento, grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Nero, ciao. Salutami la Rory. Ok. Daniele, Daniele, abbiamo chiuso, penso, vero? Siamo fuori tempo. Sì, sì. C'è poi, sempre Vera lì? C'è, sì. E qua che mi e anche Riccardo? Vera? Anche Riccardo c'è? Sì, è da un po' che è scappato. Siamo al contrappeso. Ciao a tutti. Emanuele, potresti guardare un attimo il messaggio che ti ho mandato velocemente, è corto. È sul cellulare. Comunque Igor, non so se te vedi la live chat. Sì, la vedo, insomma, avremmo dovuto. Ce l'hanno con te in maniera... credo che siano però sono delle cose... sì, ce l'ho visto anch'io. Con me su no, che cosa? Ma penso che sia qualcuno che non ti vuole bene. Ma va? Non si nota. No, perché anche come si è... Il nickname che hai usato è chiaramente, insomma, sì, vabbè, incommentabile. Semmai ti volevo fare una domanda, Daniele. Com'è andata dal tuo osservatorio? Ma mi sembra sia andata bene, vero? Bene, però ci scrivono di vergognarsi. Vabbè, quello lascia stare. Vabbè. Perché noi facciamo delle ottime trasmissioni, altrimenti non saremmo così seguiti. Esatto. Ed è per questo che poi c'è sempre qualcuno che, diciamo, rosica. Ma noi lo lasciamo rosicare. Beh, intanto noi stiamo facendo queste trasmissioni su Via Poma da un anno a questa parte, esatto. Guarda un po', ora c'è una commissione parlamentare. Ecco. Non c'è ancora, però se ne parla. Scusa, c'è qualcosa. Scusami c'è Valerio. Qualcosa. Scusami Valerio, un momento. Dimmi. Solo. Emanuele, l'hai sentito? Emanuele? Che cosa? Ho mandato un messaggio su WhatsApp, puoi leggerlo un attimo perché non lo posso dire pubblicamente, però magari potete discutere tra di voi oppure dirmi sì o no. Ma non so se abbiamo il tempo, se Daniele ci dà il tempo, perché Daniele è molto severo. Dopo una certa ora, mentre voi parlate, non è che sono severo, è che dalle 8 di stamattina sono qua. Hai ragione, scherzando. Tu mi stai chiedendo
se noi conosciamo il nome di battesimo di questa persona che hai menzionato nel messaggio? No, non questo, non questo. Hai letto il messaggio? Sì, ho letto il messaggio. E tu vuoi sapere se noi conosciamo il nome di battesimo oltre che il cognome? No, è passato nella TV. Te l'ho scritto. E non mi ricordo di che cosa si trattava. Perché allora, non è del mio paese. Un messaggio che dice: ciao, mi sembra di ricordare il nome di... discusso anni fa in TV. In Germania. Sì. Uh-huh. E allora, e noi il nome di questa persona lo conosciamo? Sì, lo so. Ma se lui è stato indagato per, o cercato per qualcosa. Ma sì, questo è un birbaccione di primissima categoria, il Roland. Va bene, ok. Volevo dire a Daniele che secondo me questi attacchi che ci sono, sì, innanzitutto secondo me sono attacchi non contro Patruno, sono attacchi contro la radio. Ma va? Sì, danno fastidio, perché noi facciamo cose di qualità, certo. Non facciamo solo, non abbiamo un argomento e basta, non siamo monotematici, diciamo, ogni volta portiamo delle novità, sì. Però stasera secondo me c'è stato anche l'effetto Sant'Andrea, per cui abbiamo avuto un pubblico... migliorativo. L'effetto Sant'Andrea, e quindi spero che Emanuele rimanga più spesso con noi. Ma, e dipende, se mi mandate sempre in posti lontani, io poi tornare ci metto un sacco di tempo. Emanuele. No, l'abbiamo mandato in missione, scusa. Lui c'ha io vi saluto, ragazzi. Sì. Giacomo, ciao Giacomo, grazie. Ciao Giacomo. Alla prossima. Giacomo, allora domani mi vado ad ascoltare i tuoi podcast. Va bene, grazie. Giacomo, ma si possono scaricare questi podcast? Certo, si può scaricare o su Spotify. Che è gratis, o su Apple Podcast, cioè gli iPhone, oppure però deve ancora arrivare perché sono lenti, su Google Podcast se c'è gli Android. Se no ti mando, se mi dai il tuo telefonino, ce l'ho, ti mando il link, ti mando. Dovresti averlo. Sì ce l'ho, e c'hai tutta la playlist. Se no te lo mando su Messenger, ma mi pare sì, ci siamo sentiti per telefono. Sì ce l'ho, ti mando, anche perché ci sei nella seconda puntata, quindi. Grazie, va bene, hai fatto un bel lavoro, grazie. Complimenti, grazie a voi. Ciao Giacomo, buonanotte a tutti. Bene, allora possiamo chiudere, credo. Sì, assolutamente sì. Poi c'è tutta una serie di commenti e vabbè, qualcuno è veramente come si dice, però vedi Daniele, se uno deve fare commenti negativi, sì, ma che se lo segui, vuol dire che tu ti segui tutta la trasmissione, esatto, e poi fai dei commenti negativi, però intanto la trasmissione te la stai guardando, te la stai vedendo. Secondo me è gente invidiosa, perché poi loro possono vedere, come lo vedo io, quante persone ci stanno seguendo in quel momento, esatto, e quando arrivano al massimo cominciano ad arrivare questi messaggi brutti o brobbiosi, infatti, vabbè, perché in quel momento sono più visibili. Però noi li ignoriamo, esatto, perché stiamo facendo un ottimo lavoro. Ce l'hanno sempre con Patruno comunque, no? Beh, ma è ovvio. Oh. No, ma anche con Valerio, non ti preoccupare. Oh, vabbè. Anche con Bruno. Anche Valerio non scappa, dalle crisi. Sì, certo, è ovvio. Ora scriverò un messaggio contro Emanuele, così per par condicio. Certo. Ma va detto anche un'altra cosa, questa radio cerca anche di essere un ottimo esempio per tutta questa gente che magari delle volte non si ricorda bene della buona educazione. Sì, ma noi abbiamo avuto spesso come dire, sabotatori, incursori, gente che ha cercato di sabotarci, ma insomma, e noi abbiamo avuto lo stesso, vedo che le iscrizioni a YouTube aumentano.
Assolutamente. E sai sì, cosa mi rattrista moltissimo? Che qui non si tratta di pane, ma si tratta di persone che purtroppo hanno perso la vita, sì, e tutte le famiglie intorno, le famiglie sono ancora in vita e soffrono fino ad oggi perché non sanno niente cosa è successo, perché è successo e chi l'è stato. Esatto. E questa gente, io lo dico a tutti quanti che ci ascoltano in questo momento e hanno questo tipo di atteggiamento, è solo triste e da vergognarsi, perché non avete pietà con le famiglie, veramente. Ma questo non gliene importa nulla, cioè non è, non ha, per queste persone Via Poma non ha nessun significato. No, ma qualcuno ci campa su Via Poma, capito? Qualcuno ci campa, ci campa perché non c'è nient'altro da fare, no? Perché fa una vita squallida, perché non ha niente, no? E quindi che cosa fa, no? Si mette qua e si mette cioè senza rendersi conto che si sta parlando di un, come ha detto poco fa Vera, insomma, si sta parlando di una ragazza che è stata ammazzata, ma non solo, questa sera abbiamo parlato di tante ragazze che sono state ammazzate e che non hanno avuto giustizia, no? Ma a chi fa queste cose non gliene fotte un accidente, cioè gli interessa solo e unicamente, no, fare questo numeretto, no? E poi c'è anche qualcuno che appunto rosica perché c'è attenzione, perché riusciamo a suscitare anche eventi importanti, è così, ecco. Però appunto, come è stato giustamente detto, tutto questo, no, è squallore. Però è anche un'altra cosa, vuol dire che comunque siamo seguiti, e diciamo fra 99 persone c'è anche quell'uno che insomma si deve mettere in evidenza. Ma però io sì, questa radio proprio le trasmissioni che facciamo non lo facciamo solo per descrivere un caso di cronaca, noi facciamo queste trasmissioni con un impegno civile di far riaprire i casi, esatto, di non farli dimenticare, e infatti secondo me la radio qualche cosa sta ottenendo, già che un deputato è venuto da noi grazie a Patruno, insomma, vuol dire tanto. Certo. Sì, ma è venuto non a fare la passerella, è venuto a dire: guardate che qui c'è bisogno di una commissione parlamentare d'inchiesta, perché sono accadute cose strane. Ecco, esatto. Ci onora Daniele, quando ci disprezzano in questo modo. Se fosse tutti a disprezzarci, non ci seguirebbero. Saremmo quattro gatti, parleremmo fra di noi. Cosa dice Emanuele? No, dicevo, se fossero tutti a disprezzarci sarebbe meglio, però non ci seguirebbero. Noi abbiamo i nostri appunto radioascoltatori affezionati, ci seguono e aumentano sempre di più. Infatti. Bene, buonanotte a tutti. Buonanotte. Beh, non ce la facciamo più a questo punto, non ho più fiato. Hai ragione, ti sente Daniele. Questo parlare. Buonanotte. Buonanotte, grazie Daniele, grazie a voi, ciao, alla prossima, ciao, giovedì, ciao, alla prossima, ciao. Fiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla, dentro i tuoi occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Nella mia stanza
piangere in danni, sembrare di morte. Quando tu credi a me tutte le volte. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene. Hai sempre seduta all'ombra del vento, cantando il suo male sulla bocca ridendo. Hai sempre seduta all'ombra del vento, cantando il tuo male sulla bocca ridendo. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene.